rossa. Dunque dovrebbe essere. Ah, un liula! La fortuna viene qua. Ah, un liuli! La radio di bordo deve essere. Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Ma che raffreddato. Miau a tutti. Anche in tema. Chiedo scusa del ritardo, ma oggi ho rischiato di saltare la live, anzi in parte è saltata perché volevo partire prima, ma questa mattina alle 9:20 la connettività ha deciso di dirmi ciao ciao, non funzionava più nulla, non funzionava più internet e quindi miau. E quindi vado al modem, c'è una lucina rossa lampeggiante, adesso non ho delle grosse... non sono esperto, ma penso che luci rosse lampeggianti non sia una buona cosa. Chiamo l'assistenza. Oh, ciao Muzio, ciao Marco, ciao Sandro, persone già espertissime, quindi c'è un po' di buio, sono un po' in penombra, però che ho dovuto fare un po' in fretta perché ho detto cosa faccio, la rimandiamo eccetera, perché c'era aiuto, c'erano un po' di problemi di connettività. Questa è una lampada abbronzante, che roba è? Aiuto. Mamma mia, bisogna maneggiarla con cura. Si scaricherà in un millisecondo. Tieni. Va bene per fare racconti horror questa qua. Poi, vabbè, siccome avevo bisogno della connessione, ho fatto un salto in ufficio e alla fine non cambia. Cioè, rimango sempre, ho sempre il lato scuro come la luna, quindi... Ma secondo me perché ho anche... spostato la cam oppure ho cambiato qualcosa, ogni volta devo risistemare, devo tenermi, diciamo che non è un ambiente adatto a fare questo genere di attività, ma che vogliamo farci, quindi no, per funzionare devo mettermi una luce in faccia e avrò il lato scuro, non so cosa farci, tanto dopo. Per cui, proprio da fastidio, mi hanno sistemato il problema, stasera ancora non funzionava, eppure dava tutto verde, poi mi sono accorto che facendo un po' di, come dire, un po' di prove, oggi avevo mezzo staccato un cavo LAN e quindi provo a abbassare la luce. Ma infatti di solito ho una luce dietro, adesso provo la luce dietro. E così sono ancora più al buio, quindi è ancora peggio. È ancora peggio, dovevo fare il contrario forse, quindi... Aiuto, mi è spaccato tutto. No, così ho proprio solo la luce dello schermo, così è un disastro. Riaccendo le luci. Di solito ho la luce anche dietro della lampada, però vabbè, tanto poi tra un po' passo allo schermo, quindi chi se ne frega alla fine. Vabbè, quindi praticamente alle 9:20 sono riuscito a ripristinare la connessione, per cui la maglietta, cioè... le magliette. Adesso mi faccio dare anch'io il codice sconto di Pampling, così posso far comprare alla gente le magliette con le calze in omaggio, come dice... Sì, tra l'altro questa maglietta non c'entravo fino a un po' di tempo fa, adesso ci entro e quindi c'è il doppio, diciamo, ero un po' rammaricato perché era proprio da nerd, infatti ci sono andato domenica a Bologna, c'era il nerd show e quindi ho detto così tutti, pare che basta guardarmi in faccia per sapere che mestiere faccio, perché ero andato anche all'ex web marketing festival che poi è stato ribattezzato We Make Future perché era un po' più... Ciao Giotto Geno, e con la maglia con scritto Algorithm, quindi ho beccato un tizio tedesco che mi ha guardato e fa nice t-shirt for a developer, e vedi che si vede che sono uno sviluppatore, si vede. La tappa mi ha guardato in faccia, non ha avuto bisogno di leggere la maglietta secondo me, quindi aiuto. Raffreddore, connessione ballerina, è un disastro stasera, quindi... Doveva partire sotto i migliori auspici, ma è un po' che non faccio delle live qui, quantomeno, però ho fatto un webinar di recente, sempre su Delphi,
vediamo se riesco a condividerlo come link, se qualcuno perde Community Bay. Fatti diversi ultimamente, quindi ce ne sono diversi, per cui è stato molto sfidante, più che altro perché volevo, tanto devi spiegare Delphi al gatto, esatto, quindi perché volevo, come dire, far vedere un sacco di cose, però il tempo non era così così esagerato, e per cui là, tiè, qua c'è il link, e ho fatto uno showcase di Delphi a tutti gli effetti, con tutto quello che si può immaginare. Abbiamo applicazioni console, web, web su Windows, web su Docker, applicazione visuale su Linux, con subsystem di Linux, quindi ho cercato di far vedere un po' tutto, mobile, attaccato il telefono, ho cercato di recuperare tutta la roba che avevo fatto nel live, provare a far vedere tutto in un paio d'ore, partendo dall'inizio, facendo vedere l'ambiente, un sacco di cose alla fine, quindi non è stato facile, però secondo me grosso modo è andata bene, loro hanno lasciato fare, siamo andati avanti, c'era il quiz, c'era un po' di entertainment, come si dovrebbe dire, non so se l'ho detto giusto, ma no, è stato interessante, spero di che mi chiedano o che io riesca a proporgli anche qualche altra, come dire, qualche altra serata dove fare magari qualcosa di legato a Delphi, inerente magari al mobile, può essere ad esempio, facciamo l'app del meteo famosa che dobbiamo finire, quello ho lasciato un attimo in sospeso, ma più che altro volevo partire con, in realtà, con questa serie già dalla settimana scorsa, perché c'era il compleanno di Delphi, però poi abbiamo avuto la fortuna di partire con questo webinar, con questo evento dei Community Bay, e quindi che è abbastanza seguito, e quindi mi hanno detto c'era molta gente, io chiaramente lì spero come sempre di portare curiosi di quella community a provare e sperimentare Delphi, e viceversa portare sviluppatori Delphi a conoscere la community, visto che ieri sera si è parlato di Flutter, domani sera credo si parlerà di .NET, mi sembra di sì, codice .NET super veloce, sì, ce l'avevo qua davanti, quindi per cui vabbè, nel link qui sotto c'è il canale e vedete le live in programma, c'è roba su React, Service Work in JavaScript, c'è una roba interessante, quindi una nuova community dove nel mobile compare anche Delphi assieme ad altri framework come Xamarin, che fine ha fatto Xamarin non si sa. Raccontavo giusto oggi che ho fatto un corso anni fa, secondo me sono passati non più di 10 anni, penso, ma non meno, secondo me più o meno, su Xamarin, una scuola media, perché mi era stato chiesto, e ad oggi penso che quello che ho fatto vedere sia scomparso, perché fondamentalmente Xamarin, che io sappia, non è più un, quantomeno non avrà vita futura, ecco, da questo punto di vista. Poi, e quindi chi sviluppa in Flutter prende in giro quelli di Xamarin, giustamente, poi quando faranno magari la stessa fine non si sa mai, quindi hanno già cambiato l'engine grafico, fanno un sacco di modifiche, quindi insomma, tool gratuiti possono sempre avere questo, diciamo, Google ci spinge molto al momento, il problema è che anche a suo tempo Xamarin era citato ovunque, però è andato, e quindi secondo me è andato ormai, cioè, ma c'è qualcuno che lo utilizzerà, però non so se il prodotto, quanto viene aggiornato, eccetera, quindi nel frattempo che sono in live, mia madre mi chiede se domani sera vado a cena, quindi tutti, cioè tutta la giornata, no? Però me lo chiede mentre sono in live, è incredibile. Siccome non posso spiegare Delphi anche a mia madre, e niente, quindi oggi è stata una giornata un po' trafelata, però l'obiettivo era partire con questa serie, facendo proprio Delphi da zero, quindi per molti sarà molto noiosa, però come dire, non vi spiegato. Vabbè, lui gli faccio vedere il replay, poi quando volete che sia, se non sta mangiando e non è fuori a scavare nella sabbietta, ovviamente sta dormendo, quindi
Già stamattina fatto da sveglia, perché se non ti svegli e dagli da mangiare, me lo sono trovato davanti agli occhi che mi fissava proprio, cioè, è inquietante. Come dire, dalle mie parti si dice voltare gallone, voltare gamba, cioè quando suona la sveglia spegni e ti fai gli altri 10 minuti, cosa che effettivamente ammetto che non ha mai avuto senso, perché cioè, sei già mezzo sveglio, già che sei sveglio a quel punto alzati, però quei 10 minuti, cioè tutt'al più se uno vuole dormire un po' di più, potrebbe stare a letto 10 minuti in più, che quantomeno li sfrutti. Invece alzarsi prima per poi stare lì svegli nel letto, vabbè, queste sono cose turbamentali, però in quel caso, come dicono i gamer, mi inizia a camperare il gatto e quindi si mette a fare la, come dire, a osservarmi, e quindi non c'è niente da fare finché non ti alzi o c'è questa presenza inquietante, sempre se non ti viene a graffiare in faccia. Infatti ho un bel graffietto qui sulla, non si vede, sulla mano, forse si vede la sburatina, e quindi è già arrivato il sollecito per la risposta della cena, perché giustamente sono 2 secondi che non ho risposto e bisogna andare subito. Quindi stasera iniziamo questa cosa, non mi sono fatto un grosso programma se non a grandi linee, quindi un po' briglia sciolta, ma l'idea è comunque quella di andare un po' per ordine, vedendo una panoramica del. Se non vediamo i gatti, vuol dire che i gatti siamo noi. I gatti di vicolo miracoli, quindi. Vabbè, quella era ovviamente una metafora per indicare il livello di complessità del tutorial in sé, quindi voglio dire che proprio non serve esperienza, forse neanche in programmazione, però come dire, l'intento voleva essere proprio questo, perché poi magari può essere utile farne degli estratti, fare i cosiddetti short, e così esportare un po' qualcosa dove facciamo vedere un po' quello che si può fare con l'ambiente, e possono diventare un materiale che rimane lì, ovviamente, che è sempre possibile utilizzare per qualcuno che vuole iniziare, ma anche gente che magari viene assunta in qualche azienda dove si sviluppa in Delphi, deve partire piuttosto che farsi un corso, guardarsi tutte le live, magari diventa un po'. Ricordo che ho origini vicentine, stanno a rapporto con i gatti, no? Ma questa non ho mai capito se è poi una leggenda metropolitana che si dice, oppure se effettivamente è vero o meno, però ci sta, come dire. Oh, alla fine, quando muore il gatto si mangia il coniglio, come dire, fin di Pozzetto, per cui il mio è anche bello, bello pasciuto, per cui se è possibile no, eviterei, però giusto perché insomma, mi piace cucinare altre cose. Quindi il programma, adesso chiudo il browser, colpo di tosse. Ah, se mi giro faccio luce, si illumina. Per cui bando al raffreddore e meglio il baccalà alla vicentina, quello senz'altro, come quello è sicuramente meglio. Può essere magari un po' più puzzolente, però è un odore buono, è una puzza buona, quindi ci può stare, è un odore che mi piace, quindi. Allora, vediamo se riesco a passare alla. La musica è alta, bassa, boh, rompe le balle, mi sembra di no, però magari la riduco un pochino, un po' di più, perché vedo le barrettine che si muovono, però io non la sento, quindi mi aspetto che sia. Potrebbe anche spegnere, però vabbè, in questo caso ci sta come accompagnamento. Quindi Campuscreen. Partiamo con questo viaggetto, anche se per molti di voi è roba quotidiana, quindi non sto neanche a fare, come dire, troppi preamboli, ma come dicevo, l'obiettivo era portare anche un po' in live persone che magari non seguono, come dire, poi adesso non è detto che questa sia l'unica live che faccio, però mi interessava produrre un po' di materiale, quale idea migliore del farlo magari in live, in modo che, come dire, alla fine il tempo dedicato comunque si possa utilizzare avendo un po' di puntate dove parliamo, come dire, un po' di tutto. Magari poi lo dividerò, se riesco, anche in capitoli, così
è più facile da consultare. Poi ovviamente questa è sempre una live e quindi c'è anche il mezzo che si può liberamente, come dire, fare domande, fare chiarimenti di dubbi o cose di questo tipo. Tanto però almeno tutti quelli in chat mi sa che sono tutti super espertoni e quindi saranno ultra esperti. Quindi, this is Delphi. Magari chiaramente per un'introduzione c'è il video che ho linkato prima, rimarrà anche magari nei link di questa puntata, così non sto a ripetere le stesse cose. Questo vuole essere un viaggio un po' più approfondito e un pochino più, come dire, step by step, con più calma, dove vediamo diverse cose. Quindi parliamo innanzitutto di cos'è Delphi. Delphi è un linguaggio ed è anche un ambiente di sviluppo, è un prodotto realizzato da Embarcadero, nasce in Borland nel 95, la settimana scorsa c'è stato il compleanno. Nella descrizione poi di questa live, del video, troverete il link per, come dire, la panoramica che è stata fatta la settimana scorsa nel webinar di Community Bay. Quindi quella è una carrellata per le potenzialità e tutto il resto, come dire, in un'oretta vedere un po' tutto quello che si può fare, se c'è la curiosità, quello è il video che utilizzerò fino a che sarà valido per il momento per fare vedere, diciamo, le capacità dell'ambiente di sviluppo, che secondo me si è visto abbastanza, quindi da questo punto di vista. Qui invece andiamo un po' più guidati, quindi dicevo, nasce nel 95, quindi ha la veneranda età di 29 anni suonati, quasi 30, quindi il prossimo anno vedremo per i 30 anni che cose interessanti si possono organizzare. Pochi linguaggi arrivano a questo traguardo, questo è poco ma è sicuro, se non alcuni ad oggi conosciuti, mi viene in mente C++, C, cioè ce ne sono poi tanti, nel senso che si usano attivamente, che sono anche supportati. Ovvero non è retro computing, ma sono linguaggi che comunque vengono ancora aggiornati e che danno la possibilità di sviluppare applicazioni e progetti nuovi partendo da oggi. Quindi, detto questo, Delphi è uno di questi, come C++, come Python e JavaScript, che stanno vivendo una seconda giovinezza già da qualche anno. Anche Delphi è sempre stato manutenuto, quindi e rimane un ambiente per Windows. Quindi chi lo vuole installare ed eseguire su Mac deve necessariamente usare Parallels o qualcosa del genere, oppure tenere il Mac come macchina secondaria per se vuole fare il deploy su Mac, oppure come macchina primaria Windows all'interno per far girare Delphi. In genere so che molti sviluppatori Delphi hanno questa situazione perché utilizzano anche i Mac e non si riscontrano particolari problemi perché l'ambiente è veloce e performante, quindi come dire, non ci sono ostacoli particolari nell'utilizzo dell'ambiente, a meno che non abbiate progetti mastodontici, però in linea generale l'ambiente è abbastanza RAM friendly, ecco, diciamo. Non è un browser con all'interno un'interfaccia caricata, tiene giusti megabyte, diciamola così. E lo stesso si dice per le applicazioni, perché principalmente realizza delle applicazioni che sono native, ovvero se parliamo ad esempio di applicazioni per Windows, delle applicazioni che sono codice macchina per la CPU per la quale sono state progettate, che importano API del sistema operativo, quale è Windows, quale è Mac, quale è iOS, insomma, a seconda della piattaforma. Quindi non realizziamo delle finte applicazioni web che stanno all'interno di un'interfaccia, di una specie di sandbox che gira aprendo il sito, lanciando un server node e quindi occupando 400 mega per fare quello che è un sito web in una finestra, che a questo punto accedo da Chrome e sono anche più contento. Se proprio sì, a volte può essere comodo, può esserci un'interazione con la piattaforma in più, però ecco, utilizzare Delphi e fare applicazioni native vuol dire avere un'integrazione senz'altro maggiore, meno RAM, CPU ottimizzata, performance più elevate in linea generale. Poi è chiaro che tutto dipende anche da come si sviluppano gli algoritmi, però ecco, molte funzioni, e questo nella live l'avevo fatto vedere, hanno anche l'assembly all'interno, quindi come dire, il bello un po' di Delphi è poter, come dire, variare da un livello molto alto, quindi RAD propriamente detto, quindi strumenti all'interno dell'IDE che ci consentono di fare applicazioni da
di alto livello, quindi ho un menu, gli chiedo di allineare un pulsante, di ancorarlo a una finestra, e quello, diciamo, con un clic si fa. Però dietro le quinte abbiamo anche generazione di codice e la possibilità di scendere e di chiamare API della piattaforma, gestire dei messaggi in arrivo nell'applicazione anche direttamente. Quindi possiamo spaziare da alto livello fino a quello, come si dice, la superficie, il metallo, quindi arrivare fino alla parte più hard dei livelli che abbiamo presente. Quindi questa dualità è una gran comodità perché si sviluppa rapidamente, e però, come dire, non siamo limitati, anzi, in certi casi abbiamo anche già delle API importate. Molto spesso c'è un componente che le wrappa queste API. Quando non c'è, magari l'API è già importata, se proprio non c'è, possiamo andare a importare noi. Abbiamo dei tool per farlo, abbiamo la documentazione, abbiamo gli strumenti che servono, perché importare API di Windows al giorno d'oggi non è un'operazione diversa rispetto a quella che si faceva 20 anni fa, a netto di passare parametri giusti alle funzioni giuste, non c'è nessun cambiamento, salvo che ci sono delle API nuove con degli effetti nuovi, delle funzionalità nuove all'interno del sistema operativo. Quindi questo è l'idea di Delphi, quello che si vede. Io l'ho già personalizzato perché la partenza, questa è una versione Enterprise. Delphi esce in diverse versioni. La Professional è quella, è la prima versione commerciale, quindi a pagamento, un po', con un set di strumenti base. Quindi manca la parte Linux, manca alcuni strumenti per database. Potremmo dire di alto rango come Oracle e SQL Server, perché hanno delle licenze poi anche magari costose, ecco, da questo punto di vista. Al contrario, questa è una versione Enterprise, quindi supporta anche Linux. La Professional supporta a parte Linux, anche tutte le altre piattaforme con alcune limitazioni. La Enterprise aggiunge anche dei componenti e dei driver per tutti i database. C'è la parte di RAD server, che è una parte per sviluppare applicazioni web, quindi c'è un utilizzo, è, diciamo, l'edizione con le feature più complete. Nel sito di Delphi, che adesso metto qui in chat, anzi ho il comando che porta direttamente a un sito ufficiale dove c'è anche la storia, molto bellino, fatto bene, con tutta la storia di dove si è partiti, dove si è arrivati. Quindi dicevamo, c'è poi l'edizione Architect, che in realtà è un enterprise con dei tool aggiuntivi, in quanto l'azienda, che si chiama Embarcadero, che gestisce attualmente Delphi, che è stato acquistato dall'ex Borland, che è stata acquisita, quindi c'è un passaggio di consegne, diciamo, fa parte di un gruppo più grande che si chiama Idera, la quale, oltre a Embarcadero, che produce Delphi, Interbase, C++ Builder e altri tool, come dire, ha acquistato anche altre aziende con altri tool che sono abbastanza conosciuti, come Sencha per quanto riguarda XJS. C'è un editor per il web abbastanza funzionale, che si chiama Froala. C'è un sito EpiLayer, che è un marketplace per delle API. Quindi ci sono diversi prodotti che alla fine, come dire, sono convogliati, a volte c'è un po' di cooperazione. Quindi una versione Architect include già licenze per questi prodotti, e quindi la usa veramente chi con Delphi va oltre e sviluppa progetti, come dire, un po' più avanzati. Esiste poi l'edizione Community, che al momento ho controllato il download, non è disponibile in questo momento perché ci sono problemi già da qualche giorno. Quindi io spero che riescano a, come dire, sistemarli, magari pubblicando una versione community aggiornata, che non sarebbe una brutta cosa, sulla versione 12. È la versione gratuita, quindi quella si può scaricare liberamente, purché ovviamente non sia utilizzata per programmi a fini di lucro con un livello di introiti superiore, mi sembra, a 5.000 dollari. 5.000 euro, non so mai qual è la contropartita italiana, ecco, comunque a scopo di lucro. E so che c'è anche un limite alle installazioni per rete di 5 copie. Questo perché, se si tratta di un'attività di laboratorio in cui c'è bisogno di installare più copie, esiste comunque una versione Academy, quindi contattando
il produttore si può farsi dare con una licenza o gratuito nominale, quindi comunque abbordabile, la modalità di poter installare n copie all'interno di una scuola. Tra l'altro oggi su Delphi Club Italia c'era un post carino e interessante, faccio vedere perché ne approfitto. Questo è il mio Facebook. Il mio Facebook, no, non è il mio Facebook, sì, beh, va, post è già qui, perfetto, hanno portato Delphi in una scuola e fatto, non ho capito se era un liceo, mi sembrano grandicelli, quindi probabilmente è un liceo, poi vado a vedere, e quindi hanno portato Delphi, e qui c'è Fabrizio Bitti, che comunque, per dirla con un termine forte, gli ride anche il... Però perché secondo me per la soddisfazione chiaramente di portare per una volta Delphi in un'aula, bravi ragazzi qui che si cimentano nel Delphi at School, quindi mi piacerebbe replicare questa iniziativa anche dalle mie parti, sicuramente. Metto il cuoricino finché ci sono, così, che probabilmente l'altra persona sono sempre io, secondo me, perché io metto, no, Ivan Sosa, io ce l'avevo ancora messo. Che a volte cambio account e quindi sono... Per cui mi fa piacere anche questo portare nelle scuole e quindi iniziare anche a parlare di Delphi, perché come dicevo nella live dell'altra sera, secondo me c'è anche una parte di divertimento che non va sottovalutata, ecco, da questo punto di vista. Quindi qui sono licenze Academy, c'è il buon Flavio che spiega un po' di cose e poi sarei curioso di sapere com'è andata, cosa sono riusciti a far vedere. È l'ex istituto di Flavio, sì, è l'istituto superiore Modica, quindi Sicilia, Sicilia, Showcase, beh, spero che li abbiano fatti anche un po' trafficare sul... Però adesso lì ci faremo raccontare cosa è stato fatto. Però molto interessante, quindi ok, qui c'è il webinar di Community Bay di domani sera, è il mio post di oggi, che sono stati piantati 5 alberi, quindi vedete che è anche una scelta green. Tra l'altro avevo un dossier da far vedere perché mi sono dimenticato, però c'era quel dossier dove c'erano i linguaggi più green dal punto di vista di consumo della CPU, c'era TOB Index, ho saltato un po' di cose l'altra sera, ma effettivamente erano meno prioritarie di queste. Ovvero c'è chi ha fatto uno studio del consumo dei linguaggi. Adesso lì sarebbe da leggere il paper perché, come dire, mi viene da dire, mi puzza un pochino, in un certo senso. Vediamo se lo ripesco. C'è questo paper, non riesco a staccarlo, riesco a staccarlo, sì. Dell'efficienza dei linguaggi, dove fondamentalmente sta a spiegare. Ciao Fubit, ben arrivato. Anzi, vediamo se funziona sempre il comando di short out, anche se non so se fa. Sì, direi che funziona. Comando molto molto easy, quindi c'era questo studio di, come dire, di linguaggi di programmazione, consumo, da cui hanno tirato fuori, hanno preso un po' di algoritmi, li hanno fatti girare. Adesso sui risultati hanno misurato impatti sulla memoria, impatti sulla CPU, quindi tutto un po', diciamo, bisogna vedere un po' come sono stati fatti. Avevo un po' di queste robe qui e poi avevo anche la timeline di Delphi. TOB Index, dove Delphi, diciamo, anche questo è una cosa che reputo poco scientifica, più che altro perché Delphi è davanti a Swift, che è un po' strano, cioè è vero, Swift è di nicchia, però pure Scratch è davanti a Swift, non ho idea di come dovrebbe essere un indice ricavato sulle domande che ci sono su Stack Overflow, quindi lascia un po' il tempo che trova perché ovviamente più i linguaggi sono diffusi, più domande ci sono, più questo è appunto, un gatto che si morde la coda, quindi Kotlin addirittura, cioè Delphi davanti a Kotlin, non lo so, se dico Kotlin qualcuno mi dice ho presente, lo uso o non lo uso, però
vabbè, SQL lo usa chiunque, ma con SQL non è, per me non è neanche un linguaggio di programmazione di per sé, a meno che non lo declini Visual Basic, c'è cioè Visual Basic.NET, però anche quello. Sì, in realtà non lo è, cioè in alcuni casi lo diventa, perché se prendo TSQL di SQL Server potrei anche scriverci dei programmi, dei job, però dietro il Fortran, boh, una classifica un po' strana, però è anche difficile farsi un'idea, come dire, di come i linguaggi vengono utilizzati, quindi lascia un po' il tempo che trova, però ecco, il fatto di avere quantomeno un chart dove questo è presente ed è in crescita. Comunque, da qualche parte viene nominato, per cui ciao, come si legge? Mazeor. Ben arrivato. Cobol al 19° posto, infatti c'è utilizzatore di .NET a rapporto. Oh, mitico. Anch'io sono uno sviluppatore .NET, non solo .NET, però l'unico dato vero è Python davanti a tutti, esatto, quello. Ma magari quello poteva avere dei dati diversi, l'hanno portato, come dire, in auge, perché non potevano metterlo dietro a qualcos'altro. Bisogna vedere come hanno fatto questi rilievi. Cioè, mi fido, ma non mi fido poco, quindi JS così basso, sì, appunto, cioè molto discutibile, ecco, questa cosa qui. Poi una volta questi due erano separati sui grafici, c'era un picco, C così in alto. Beh, sai, poi ambiente universitario. Quindi molti universitari, molta gente che inizia, magari lo fanno usare C, fa molte domande, quindi bisogna capire un po' come è elaborato, però sì, diciamo, va preso un po' con le molle, questo senz'altro. Per cui c'erano un po' di queste tabelline di quanto consumano, la tabella riassuntiva e più o meno Delphi, a parte che si parla di Pascal, chissà poi C Sharp in basso di C++. Beh, dai, C++ ci potrebbe anche stare, nel senso che poi è molto più standard. Io uso C Sharp, cioè VB.NET lo conosco, l'ho utilizzato perché faccio consulenza dove è utilizzato in un frangente, anche se sarebbe. Ada non lo leggevo dalle medie. Anche se non si capisce mai Microsoft cosa vuol fare di questo linguaggio, se lo vuole tenere, se non lo vuole tenere. Boh, C Sharp è sicuramente più la documentazione, il resto si trova. Diciamo, VisualBasic.NET è un po' un'eredità che si portano dietro, che devono portare avanti perché qualcuno lo usa e si fa poi quasi tutto quello che si fa in C Sharp, quindi poi in realtà io sono più del. Sviluppo da poco in VB.NET, ah, quindi usi VB.NET, però per determinate applicazioni, l'importante è che non sia Visual Basic 6, ecco, quindi se qualcuno usa Visual Basic 6, io gli suggerisco ad esempio il linguaggio che poi vediamo, che è Delphi, perché aiuto, aiuto, come dire, è un pochino più utilizzabile secondo me dal punto di vista, però c'è ancora chi ha delle applicazioni che dovendo riscriverla, se non la può riscrivere, continua a mantenerla col linguaggio che aveva. Delphi è OOP full, diciamo che supporta un po' tutti i paradigmi, quindi la scelta viene lasciata allo sviluppatore, però supporta pienamente la programmazione di oggetti ed è una cosa di cui tra l'altro parleremo anche forse non stasera. Però fa parte diciamo, del mio programma per partire. Quindi, insomma, un pochino di belle notizie. Per cui, torniamo a noi. Quindi questo è l'ambiente. Di solito chi parte con questo ambiente, diciamo, passa prima dalla Welcome Configuration. In Italia ho usato Delphi. Guardi, ti posso linkare, l'ho messo prima, ma adesso l'ho perso. O forse l'hai già visto, non mi ricordo. Aspetta, che arrivo. Da 2 giorni il compleanno l'abbiamo già festeggiato. Cioè, non so la data precisa effettivamente, però di solito la festeggiamo nella settimana di San Valentino. Quindi. Qui ho fatto un webinar dove faccio vedere Delphi tutto quello che può fare. Quindi, in Italia abbiamo delle community,
c'è un gruppo Facebook Delphi Club Italia, ci sono, c'è Delphi dintorni, ci sono delle conferenze, ci sono 100 più sviluppatori. Usato, quanto è usato rispetto ovviamente ad altri linguaggi come .NET, sicuramente in misura minore, mi verrebbe da dire anche molto minore, però da questo punto di vista dipende anche da quello che bisogna fare, quindi che si deve fare, per cui io uso tranquillamente .NET, uso tranquillamente JavaScript, ma uso anche Delphi perché non vedo perché no, come si vuol dire, quindi usato meno ma meglio. Sì, è vero che anche in .NET è molto diffuso, però ecco, faccio consulenza a volte in posti dove lo hanno violentato in maniera... Sì, .NET è diffusissimo, e quindi... ma meglio, anche in Delphi ho visto dei programmi fatti veramente male, quindi dipende un po' da... Perché Delphi è molto semplice, secondo me, da un certo punto di vista, e quindi anche persone che non sono... se ci sono sviluppatori lo possono usare all'ennesima potenza, ma a volte viene usato anche da chi non è uno sviluppatore perché è abbastanza semplice, come poi in realtà lo è anche .NET da un certo punto di vista, ma già con un'impronta diversa, però è RAD, è molto veloce, e a volte viene usato anche da gente che si improvvisa sviluppatore, però come dire, gli sviluppatori costano, se qualcuno ce la fa tanto meglio, perché magari si fa un gestionale in casa, si fa una procedura, si fa un qualcosa che possa servirgli, e delle app mobile adesso, perché ci sono anche quelle. Quindi questa è una welcome page dove si può, come dire, scegliere la versione dark, la versione light, quindi io a volte lo uso light, non perché è più leggero su una dieta, ma perché ci sono abituato, anche se, come dire, il dark... Giusto, è vero, ha ragione Muzio, sono figli dello stesso papà, perché Ander Eisberg, non mi ricordo mai come si pronuncia, è il creatore sia di Delphi che di .NET, C Sharp in particolare, e di TypeScript, quindi è uno a cui piace partorire linguaggi, però cioè, devo dire che non ne ha sbagliato uno, ecco, da questo punto di vista, perché sono comunque ancora quelli che ad oggi... TypeScript ovviamente è molto più giovane, però adesso non è nato, l'anno scorso è già un po' di anni che continua a essere supportato ed essere utilizzato in certi scenari, quindi C Sharp ha la storia che sappiamo, è da più di 20 anni che è sulla cresta dell'onda, Delphi è quasi 30, quindi si può dire che insomma ci capisce, ecco, da questo punto di vista, per cui... Okay, match il tema di Windows, quindi io lascio dark perché altrimenti mi danno del boomer. Poi next si vanno a scegliere i source control, quindi se ho subversion, se ho git, gli do il percorso all'eseguibile, se far vedere la component toolbar eccetera eccetera, convertire. Questo è quello che avviene all'inizio, io l'ho già fatto, però è una maschera che si può sempre richiamare per partire. Normalmente l'ambiente si presenta così, con qualcosa in più, ad esempio una parte laterale dove ci sono delle finestrelle in più dove escono fuori contenuti, ultime notizie, nuovi componenti, insomma un pochino delle novità. Io siccome non mi tengo aggiornato per altri canali, non sto a fare il caricamento di questa roba, quindi normalmente vado qui, tiro via e poi espando, recupero lo spazio, e quindi mi tengo i progetti recenti in questa videata e la possibilità di aprire un progetto nuovo o dal version control dal progetto, oppure creare una nuova applicazione scegliendo da questa carrellata. Ora vado a fare mi sono fatto un po' di percorso su come, diciamo, affrontare gli argomenti. La cosa che a me piace fare all'inizio è partire con qualcosa di visibile sempre comunque, quindi andiamo a fare un'applicazione Windows VCL, quindi questa è un'applicazione per Windows, creata in Windows, si può creare da qui con un click oppure dal menu, quindi qui abbiamo panoramica del lead e la welcome page, normalmente abbiamo più finestre, ma nel layout iniziale qui c'è la scelta del layout, c'è un layout di startup,
che sta a indicare che è il layout, perché noi possiamo salvarli e personalizzarli. Ha selezionato il layout che normalmente è attivo all'avvio del programma, quindi se lo cambiamo e lo salviamo, possiamo utilizzarlo. Se usato per sviluppare backend si potrebbe usare Delphi in Visual Studio, Visual Studio Code, poi utilizzare il suo server che è installato per scrivere il codice in Visual Studio Code con il completamento automatico e con qualche feature in più. Però, ecco, Visual Studio, come dire, fratello maggiore, direi di no. C'erano delle estensioni, un tempo c'erano Delphi Prism che consentiva di sviluppare anche in Visual Studio per .NET, però, come dire, era poco utilizzato perché chi utilizzava .NET andava sui linguaggi .NET, perché ovviamente il supporto di Visual Studio è molto più, rimane a stretto contatto con le evoluzioni di .NET. Anche perché Microsoft decide che esce Visual Studio quando esce .NET, produce entrambi, quindi non c'è questo tipo di problema. Quindi c'è quella possibilità, per il resto si sviluppa direttamente nell'ambiente di Delphi. Quindi qui abbiamo la barra dei menu, le toolbar, quindi qui non spendo molto tempo da questo punto di vista. File new, posso scegliere l'applicazione, oppure other, vedo una carrellata di quelli che sono i progetti disponibili. Ad esempio, in Delphi abbiamo l'applicazione Windows VCL. Qua sotto vedete comparire i tasti che uso per fare gli shortcut, così se per caso qualcuno lo nota. Quindi abbiamo Windows VCL Application, abbiamo i package che sono compatibili con tutte le piattaforme, le DLL pure, console application, ovviamente non c'è Android e iOS, ma c'è Windows, Mac e Linux. Il servizio di Android è solo per Android, eccetera, eccetera. Abbiamo poi dei template. Se andiamo a installare plugin di terze parti, possiamo avere dei template che ci vengono installati nell'IDE, che ci fanno creare progetti nuovi a partire da una base differente. Questo è uno dei tanti framework per fare delle applicazioni web. Ad esempio, per fare un backend possiamo utilizzare questa libreria. Ci sono unit test, ci sono applicazioni multi-device con cui possiamo partire da un'applicazione vuota, ovviamente, oppure partire con una che ha già un header, che ha già un footer, con già un master detail, con delle tab con la navigazione. Quindi possiamo già partire con dei template già disponibili e andarci ad aggiungere altri repository al template. Questa magari la vedremo più avanti. Quindi io prendo VCL Application, do un ok e mi viene creata un'applicazione per Windows vuota. L'applicazione per Windows vuota generalmente ha già una finestra attiva, quindi stiamo facendo un'applicazione per Windows. Un'applicazione per Windows ha di fatto una finestra, che è quella principale. Finché questa è visibile, normalmente il programma rimane in esecuzione. Quando viene chiusa, l'applicazione termina. Quindi questo è il funzionamento tipico, nel senso che poi si può variare ovviamente, di un'applicazione VCL. Cosa possiamo andare a fare? Ad esempio, possiamo personalizzarci questa finestra in vari modi, possiamo ridimensionarla dall'IDE con le apposite maniglie. Abbiamo qui, lo vedremo meglio, una struttura dei componenti che stanno all'interno, quindi possiamo selezionare i nostri componenti, poi la vediamo più da vicino. Qui sotto invece abbiamo l'Object Inspector, che è quell'editor che ci consente, adesso gli vado più vicino, scusate per i tasti, magari lo mettiamo un'altra volta, ma ci consente di impostare le proprietà della finestra, ad esempio il titolo, Form 1, le dimensioni, le icone del bordo, eccetera, eccetera. Come allineare la finestra, in questo caso al desktop, perché non c'è altro, è la finestra principale, ma possiamo crearne all'interno delle altre. Possiamo metterla in primo piano, possiamo dargli una posizione predefinita, quindi possiamo scegliere. Ah, qui mi frega. Qui ci sono varie posizioni, quella di default, al centro del desktop, al centro dello schermo. Quindi queste sono tutte le proprietà della finestra. Quindi andiamo sulla caption, che è il titolo, ci scrivo Hello World,
fantasia, ragazzi. Chiamiamo Hello Delphi, via. Hello Delphi, ok, abbiamo cambiato il titolo della finestra. Very, molto, molto, molto easy, ovviamente. Ok, quindi altre cose che possiamo fare. Chiaramente, ecco, esploriamo un po' questa finestrella dell'Object Inspector, così possiamo vedere un pochino anche le chicche, perché qui quando noi cerchiamo una proprietà sono ordinate, sono divise tra l'altro tra proprietà ed eventi, quindi le vedremo in separata sede. Si usano ancora le finestre modali? Sì, si usa addirittura ancora l'MDI, perché nell'ultimo io avevo dei clienti che ancora cioè quindi la vecchia interfaccia stile Office, dove tu hai, per intenderci, una cosa fatta così, perché io ho ancora qualche applicazione MDI. Questa è un'applicazione che ho, che uso per l'editing dell'audio. Ok, c'è una versione nuova, buona a sapersi. Ok, io ho questa finestra, quando vado a creare un nuovo audio, ok, mi crea una finestra all'interno di questa, quindi ne creo un'altra, le mette affiancate, tile orizzontali oppure in cascata una sotto l'altra, le minimizzo tutte, le massimizzo tutte, faccio un arrange. Adesso sono finite di sotto, però ecco, quello che si può notare è questo, sì, è un sorta di Audacity, questo è nato prima, lo usavo dagli anni 90 questo programma, quindi non so se nel copyright c'è un'indicazione 2023, però esiste dagli anni 90, perché facevo le cassettine mixate con questo. Però ecco, vedete che questo paradigma, cioè qui se voglio ripristinarlo, c'è ha dei glitch questa roba, perché è un approccio che non è più supportato, cioè Windows lo supporta, però non è stato aggiornato, col cambiare dei temi quello che vediamo è uno stile più di XP che non uno stile di in Delphi avveniva la stessa cosa, però quindi qui cambio le finestre, adesso sono tutte massimizzate, le faccio tile orizzontali, tile verticali, qui non me lo fa ah no, questa è rimasta chiusa proprio, tile verticali, me le affianca verticalmente, insomma non è proprio il massimo da questo punto di vista. Se le massimizzo finiscono là le icone, però hanno sempre uno stile un po' vecchio, insomma. In Delphi questo approccio c'è ancora, però esiste una sorta di plugin, c'è cioè un manager che fa le dispone in tab, quindi se volete fare un'interfaccia fatta a tab prendete un programma vecchio fatto con Delphi 2 che risale al 96, lo aprite qui, gli attivate questa gestione dei form e lo vedete in questo caso gestito a tab, però in automatico, quindi invece che aprirsi così e mettere le icone trovate i tab con il nome della finestra e tutto quanto. Quindi è uno un po' dei mantra di Delphi, il fatto di avere una forte compatibilità all'indietro verso il passato, che non vuol dire che io installo una versione aggiornata e mi annoio, cioè continuo a portare software vecchio, lo posso modernizzare mettendoci i temi, mettendoci i colori, mettendoci i controlli nuovi, mettendoci un'interfaccia aggiornata e quindi cambiando quello che c'è, o banalmente con un click attivando queste modernizzazioni, quindi creare un'applicazione che ha un aspetto più nuovo rispetto all'applicazione che era, quindi questo è uno dei vantaggi. Quindi ho cambiato il form, dicevo, qui ho le proprietà, volendo le posso filtrare, quindi inizio a scrivere cap e lui ovviamente mi filtra Hello Delphi, mi filtra caption, che è la proprietà che inizia per caption. Se scrivo border, vedo tutte le proprietà che iniziano con border e quindi io in realtà questo lo uso poco, preferisco usare il tab che fa una sorta di ricerca incrementale, ovvero mi posiziono qui, voglio andare alla caption, schiaccio tab, scrivo CAP, quando vedo che mi sposto alla riga giusta do invio e posso personalizzare la mia proprietà. Quindi voglio spostarmi su align AL, voglio spostarmi su width, che è l'ultima in fondo probabilmente, width, e scrivo, quindi tab, inizio a scrivere, quando vedo la proprietà do invio e mi trovo già nel punto giusto. Ci sono ovviamente tante altre proprietà, tante altre cose, adesso queste poi le vedremo nel dettaglio.
Ecco, questo è un modo di configurare le nostre form. Lo andiamo a salvare, quindi andiamo a salvare il nostro progetto. Quindi faccio dalla toolbar là in alto, faccio un bel salva tutto o dal menu. La prima cosa che mi fa salvare è il file della finestra, e poi, siccome ho fatto un salva tutto, salviamo anche il progetto. Quindi qui vado a fare una cosa del tipo 01 Hello Delphi, mi faccio una cartella, anzi facciamo una cartella gatto, così mi ricordo di cosa si tratta. Hello Delphi, quindi qui ci scrivo, usiamo già una forma più nuova, Hello Delphi.forms.main, quindi inizio a usare per i nomi delle unit, non uso un nome di 8 caratteri perché non siamo più nel DOS, ma uso un nome composto con dei punti che fa una sorta anche di namespace, perché mi dice che nel progetto che si chiama Hello Delphi, tra le form abbiamo il file con main, cioè creiamo un po', diamo un po' un ordine al progetto in questo caso. Lo salvo e poi lui mi chiede anche di salvare ovviamente il progetto, di proj e l'estensione. In realtà esiste anche un file dpr che è il sorgente principale del programma. Questo è un file che è stato aggiunto in seguito per dei metadati che riguardano il progetto, tipo comandi post build, pre build, opzioni del compilatore, quindi tutto ciò che nel file sorgente non ci stava ovviamente. Quindi questo per dire che progetti vecchi a volte hanno solo il dpr, ma in Delphi si possono aprire questi file dpr, che sta per Delphi Project, e il Delphi Project, il file di proj, viene creato in automatico con le impostazioni di default. Quindi è il solito discorso di ho qualcosa vecchio, lo posso aprire, non c'è nessun problema, a meno che non sia una cosa talmente particolare o che richieda dei componenti che non sono installati, cose di questo tipo. Quindi chiamo Hello Delphi, salvo, e il mio progetto l'ho salvato. Come è fatta questa finestra? Abbiamo il Project Manager, questa finestra Projects, che ci fa vedere il nome del progetto, però qui non ha questa estensione, ma l'estensione exe. È un'estensione che richiama direttamente quello che noi andremo a produrre quando faremo la build di questo progetto, ovvero nel momento in cui noi facciamo build viene creato un eseguibile, quindi noi ci troviamo un eseguibile che clicchiamo, lanciamo e quello funziona, cioè senza bisogno di, in questo caso, di altre cose per funzionare. Possiamo copiarlo ovunque ci sia una macchina Windows a 32 bit o a 64 bit, perché noi stiamo compilando a 32 bit, quindi se compiliamo a 64 bit dobbiamo avere una macchina e un sistema operativo a 64 bit. Quindi questo è il gruppo di progetti, se abbiamo più progetti all'interno, è quello che in .NET, in Visual Studio, si chiama Solution, quindi si chiama Project Group. Questo è il progetto, questo è un nodo con le build configuration che vedremo poi, le target platform, che sono le platform in cui noi andremo a definire, ci sono delle opzioni per ogni piattaforma, per le librerie che utilizziamo, i device su cui possiamo fare il deploy, perché in questo caso noi stiamo usando la VCL, che è una libreria solo per Windows, e poi ne parliamo un attimo, ma se usiamo l'altra libreria che è integrata in Delphi, che è FireMonkey, possiamo accedere anche a sistemi operativi che non sono solo Windows. Qui abbiamo Windows 32 bit e Windows 64 bit, perché la libreria che stiamo usando, che è la VCL, che nasce con Delphi, quindi ha la stessa età di Delphi, è stata via via migliorata, è una libreria che fornisce dei componenti danno funzionalità ma anche controlli visibili sulla finestra, quindi il form che vediamo, la finestra che vediamo, fa parte della VCL ed è realizzata importando l'API di Windows, quindi è una libreria specifica per Windows per creare applicazioni native per Windows. Questo è il suo utilizzo. La form, da che ho un po' pocciato, ha due file, uno un file pass e uno un file dfm, li ho segnati al contrario, ma sono questi due. Perché la finestra è fatta da due file? Perché il file pass, che sta ovviamente per Pascal, è il file del codice sorgente, il file dfm è il file con la definizione del form. Sono entrambi file di testo,
Nel file DFM abbiamo le proprietà, i componenti che abbiamo inserito nel form che abbiamo impostato. Quindi prendetela un po' come uno XAML di WPF, però molto semplificato, poi lo andiamo a vedere. Il pass, oppure se qualcuno ha familiarità con Windows Form, può essere un designer CS, cioè il file C Sharp che contiene codice che va a configurare visualmente quello che noi abbiamo progettato visualmente. Il file pass è il nostro code behind, cioè è il contenitore del codice che fondamentalmente sta dietro, in questo caso, la finestra iniziale, la finestra vuota che abbiamo creato. Ed è un file che noi possiamo editare assieme però all'ambiente, cioè alcune cose che facciamo producono codice che noi possiamo andare a integrare con le parti che mancano. Quindi è importante questa distinzione del fatto che non siamo, come nel caso di VB6, in un ambiente visuale con script che si possono inserire e finiscono in alcuni punti. Noi un'applicazione con Delphi e con l'API potremmo scriverla anche senza usare l'editor, ma scrivendo solo codice. Il fatto di usare l'editor e le sue funzionalità ci consente di configurare più velocemente le classi che noi useremo anche a runtime, perché sono librerie di classi, quindi su cui baseremo il nostro codice, ci consente di utilizzarlo più rapidamente perché noi visualmente andiamo a impostare i valori che metteremmo tramite codice, quindi siamo molto più veloci, ma la sostanza delle cose è che stiamo generando codice o generando dati relativi a valori che andiamo a impostare nelle proprietà, che sono proprietà di oggetti, quindi sono oggetti che a fronte dell'impostazione di un certo valore cambiano o il proprio aspetto o il proprio comportamento. Questo per quanto riguarda la VCL. Dietro le quinte c'è la RTL, cioè c'è una libreria che fornisce le funzionalità di runtime, ovvero accesso ai file, accesso alla memoria, alcune cose legate all'ambiente operativo, magari esposte come servizi che sono uniformi e dietro le quinte è Delphi che sceglie qual è l'API per realizzare il programma. Quindi per enfatizzare quello che ho appena detto, un enorme vantaggio di Visual Studio è che gli eseguibili sono autoconsistenti e funzionanti su qualunque PC senza necessità di doversi scaricare giga e giga di framework come purtroppo avviene in ambiente .NET. Questo è vero nel senso che .NET è distribuito anche col sistema operativo, però ovviamente non ho il problema poi è che io aggiorno .NET e faccio applicazioni con una versione aggiornata e devo andare a installare anche quella. I programmi .NET sono programmi in linguaggio intermedio che vengono gittati, come si dice, compilati al volo dal runtime, quindi è un programma che fornisce un input a un runtime che lo compila e manda in esecuzione il codice macchina vero e proprio. In Delphi abbiamo il codice macchina, punto. Quindi è chiaro che .NET quello è un vantaggio perché ci dà garbage collection, ci dà dei servizi, ci dà una configurazione, ci dà tutta una serie di strumenti, in quanto essendo che il nostro codice viene non viene eseguito direttamente dalla CPU, ma viene tradotto da qualcosa che lo può controllare, abbiamo la possibilità di mettere dei constraint, di mettere dei recinti oltre i quali il programma ecco, non funziona. Però a certi livelli fondamentali, ad esempio con i certificati, questo vale in realtà anche su Windows, senza bisogno del runtime, però nell'ambiente .NET cerca gli assembly, quindi abbiamo una facilità di deploy degli applicativi che andiamo a fare. In realtà li abbiamo anche in Delphi perché fondamentalmente in Delphi posso scegliere se compilare dentro l'applicazione tutto quello che serve per farla avviare oppure tenere queste dipendenze all'esterno e linkare la mia applicazione che diventa molto più piccola a una serie di librerie che sono delle librerie un po' speciali, diciamo che sono per Delphi, quindi hanno una struttura particolare, ma sono delle DLL, non sono niente di più, con funzioni specifiche che gli applicativi si aspettano di trovare, e a quel punto possiamo frammentare il nostro codice, quindi avere un exe più leggero e delle DLL che dobbiamo distribuire assieme all'eseguibile, quindi non è più monolitico. Però il vantaggio è che se ogni volta che facciamo l'exe diventa 20 mega, è un po' un problema, se diventa 20k, andare ad aggiornare quello se gli altri package non vengono modificati, chiaramente è più facile che non fare il deploy di un exe voluminoso. Ad oggi non è neanche più un grosso problema perché c'è lo spazio, c'è la banda, quindi ma un tempo chiaramente
l'aumento di queste dimensioni era, come dire, era considerato un po' un problema. Quindi questa è la struttura tipica di un progetto, ma in realtà vedremo che possiamo aggiungere tanti altri file. Se lo andiamo a vedere su disco, c'è qui un menu Show in Explorer che ci fa vedere il nostro progetto sul disco. Che file abbiamo? Questi sono i nostri file. Abbiamo una cartella nascosta che io qui vedo perché c'è una history, ovvero senza bisogno di usare SUSControl, Delphi crea automaticamente delle copie di riserva dei file che vengono gradualmente modificati e noi li possiamo vedere, poi magari gli diamo un'occhiata direttamente dentro l'ambiente e recuperare una versione anche antecedente. Si può configurare di attivare o spegnere questo meccanismo dei backup file dalle opzioni, oppure dire quante foto deve tenere nella sua storia. Quindi, e nell'ambiente vediamo già i diff, quindi siamo, magari ho appena salvato il file, ho fatto una modifica, voglio tornare indietro, anche se non uso il SUSControl posso usare questa feature. Abbiamo, come dicevo, il file DPR col sorgente che poi andremo a vedere, il file di progetto vero e proprio che è questo. Questo è un file temporaneo, quindi normalmente quando caricate le applicazioni che fate su Git eccetera andrebbe ignorato. Questi sono i due file che costituiscono la finestra, che hanno la stessa nome di base, cambia l'estensione. Uno è un definition module, non so la M, non mi ricordo di preciso qual è, form definition, ecco, chiamiamola così, e l'altro è pass perché è codice scritto in Pascal. Come vediamo, tutta questa roba nel nostro IDE, il file DPR, il file di ProJay è il nostro progetto, quindi viene salvato, ma non ha una, lo potremmo editare volendo, però non ha senso editarlo, diciamo, direttamente nell'ambiente. Il file DPR è quel programma principale, però lo possiamo vedere. Facciamo project view source e quello che otteniamo è il sorgente dell'applicazione. In realtà questo sorgente è molto streminzito perché non fa altro che inizializzare l'applicazione, dirgli che la finestra principale si deve vedere sulla taskbar in modo che l'abbiamo nella barra di Windows, crea la finestra che è la finestra principale del progetto e poi fa questo run. Questo run avvia una sorta di ciclo come l'event loop di JavaScript che monitora i messaggi in arrivo, ad esempio i click, muovo il mouse, faccio delle azioni sulla mia applicazione e si, diciamo, preoccupa di instradarlo quantomeno inizialmente a tutto l'ecosistema che alla fine traduce questi messaggi nell'esecuzione di un evento, cioè ad esempio il click su un pulsante, il click su una finestra eccetera eccetera. Quando chiudo la finestra principale che viene monitorata, questo ciclo termina, quindi da qui si esce e l'applicazione è finita, quindi questa è terminata. Quindi questo generalmente è abbastanza piccolino perché tutta l'azione poi si svolge dalla main form, nelle form che vengono create, o in file a parte che contengono la logica. Quindi, e se volete un suggerimento, dividete sempre la logica di gestione dell'interfaccia utente dalla logica applicativa. Ci sono varie tecniche, vedremo se riusciremo a inserirle come argomento, però questo è il consiglio che vi do, in modo che riuscite ad avere un progetto molto ancora più gestibile rispetto a quello che già non è, grazie poi alla compatibilità all'indietro di Delphi. C'è questa clausola che stavo per spiegare, mi hai preceduto di un millisecondo. C'è un file di risorsa, ogni progetto ha un nome, ha un'icona, ha anche delle risorse, perché abbiamo una finestra, la vedremo in separata sede, ma io posso andare ad aggiungere nel mio progetto delle immagini, dei cursori, dei bitmap, dei suoni, dei file di testo, posso aggiungere delle risorse. Che differenziano queste risorse come file rispetto a un file tradizionale è che vengono incorporati nell'eseguibile. Quindi questo asterisco.res sta a indicare al compilatore che deve includere come risorsa all'interno dell'eseguibile il contenuto di un file che ha stesso nome del programma, Hello Delphi, e estensione .res. Quindi se vado a fare una build probabilmente me lo trovo nella cartella, eccolo qua. Quindi questo si può anche non
diciamo, è il default, quindi nel momento in cui facciamo la build, lì dentro ci finisce ad esempio l'icona dell'eseguibile, perché sono tutte risorse che vanno incorporate all'interno dell'eseguibile. L'eseguibile è monolitico, quindi tutto ciò che è il titolo, le informazioni, ad esempio della versione, informazioni sulla società, e tante altre cose vengono incorporate grazie alla produzione di questo file. Infatti è un po' grandicello perché ci sono dentro le icone, quindi vengono travasate lì dalle opzioni. Nel file di progetto abbiamo il link al file, però se ne distribuiamo l'exe, questa icona, l'icona del progetto, va distribuita assieme, quindi viene incorporata in questo res e grazie a quell'istruzione viene incorporata alla fine nell'eseguibile. È comparso quindi questo file in più, ma possiamo anche rimuoverlo perché viene rigenerato. Nella cartella Win32, che è il nostro sistema di riferimento, nella cartella debug, perché abbiamo attivo il profilo di debug, cioè stiamo facendo un eseguibile con cose in più che però sono utili per fare il debugging, troviamo un file DCU e un file exe. Il file DCU è una unit, è un file pass, che è stato, diciamo, semi-compilato, cioè è un file binario che contiene le informazioni che sono nella unit in un formato binario, quindi più efficiente, che poi viene assemblato col resto per creare l'eseguibile. Sono molto importanti questi file dal punto di vista delle prestazioni della build, perché se vado a modificare un file pass e rifaccio un'altra compilazione, Delphi sa che quel file è stato cambiato, quindi rigenera questo DCU, mentre per tutti gli altri prende quelli che sono già stati prodotti dalla build precedente. Quindi diciamo che nell'arrivare all'eseguibile finale c'è un passaggio intermedio che viene conservato. Il DCU non va ovviamente distribuito assieme all'exe, va distribuito se voglio consentire di usare a qualcuno quello che c'è nella mia unit, ma non voglio dare il sorgente, ovvero il pass. Do il DCU perché avere il DCU è come avere il sorgente, ma non è il sorgente, quindi o trovo il modo di decompilarlo. L'exe è monolitico, infatti vediamo che c'è una certa dimensione, 11 mega, ma aspettavo anche di più perché mi sembrava fossero cresciuti, ed è un exe, ecco, l'icona della D che vediamo di Delphi, la vediamo perché è un'icona inserita in quel file res che viene incorporato. Quindi se noi lanciamo questo exe, il programma parte, al momento al netto di scrivere lo Delphi non fa nient'altro, ma è un'applicazione con stili di Windows, quindi il suo stile flat, i suoi pulsanti, c'ha l'ombra sul bordo, tutte le cose che al bordino blu, ecco, su altri sistemi operativi Windows 10 produce un risultato leggermente diverso. L'applicazione in esecuzione la vedo qui sotto nella mia barra, quindi funzione, qui vedo un'anteprima della finestra, si vede in piccolino. La posso massimizzare, la posso ridurre, non fa ancora nulla, la posso chiudere e quando la chiudo il programma è terminato. Questo DCU non serve, cioè se lo elimino e riclicco qui, l'applicazione parte, vede che parte istantaneamente perché poi chiama immediatamente l'API per fare create window, per andare a disegnare tutta questa roba, la posso mettere icona, la posso tirare su. La posso chiudere, chiaramente la posso lanciare anche dall'ambiente, quindi se faccio run senza debugging vuol dire che lancio l'eseguibile e vedo come si presenta, quindi mi sta lanciando direttamente l'exe che ha prodotto. Se voglio rigenerare l'exe faccio una build, quindi in questo caso se ho errori vedo la descrizione, se tutto va a buon fine vedo success, qui ho gli errori, i warning, ho i numeri di riga, ho visto anche applicazioni da milioni e milioni di righe, ho la piattaforma di riferimento, la configurazione del build, quindi al momento sono le opzioni per il debug. Posso anche chiudere in automatico alla fine, ma mi piace vedere il responso. Se invece faccio run con debugging, quindi ho queste due opzioni, vuol dire che l'ambiente si deve agganciare a quella che è l'applicazione per fare, cioè l'applicazione parte come sempre, ma se vediamo dietro l'aspetto dell'ID è cambiato perché abbiamo eventi con il caricamento di tutte le librerie, adesso sparirà quel base address, sta caricato di WMAPI, che è l'API che gestisce è il desktop manager di Windows, quindi la MSCFT, Client Core,
qui ci sono tutte le librerie che sono state caricate, i thread che sono in esecuzione, quindi stiamo monitorando l'applicazione. Nel task manager vediamo solo l'exe, dovremmo vedere, allora in questo caso in debug può essere che la vediamo sotto Delphi perché Delphi la sta monitorando. Non capisco perché mi ha chiuso, ma forse perché è cambiato qualcosa. Però in realtà no, la vediamo separatamente, quindi la vediamo rimane separata, cioè Delphi fa un attach to process e rimane in ascolto perché magari abbiamo cose da andare a debuggare, mettendo dei breakpoint faremo un excursus sul debug, però fondamentalmente quindi già anche col debug è un'applicazione a sé stante. Delphi di per sé avvia diversi processi. Quindi è una cosa lead, queste sono tutte le istanze di LSP. LSP è la tecnologia che consente di usare Delphi anche in Visual Studio Code, ovvero il completamento automatico del codice, le informazioni sugli errori che ci sono nei programmi. Che è successo? C'è un benvenuto, troppo piccolo, non riesco a vedere, non riesco a vedere il nome di chi si è messo il follow, ma se magari fai un saluto così ti devo presentare. Dicevo, il processo che vediamo, LSP, è un exe con cui l'ambiente comunica, che leggendo i file, in base alle informazioni che ci sono nei file, gli dice quali sono gli errori, con quale elementi io posso completare in automatico il codice. Quindi quando schiaccio punto vedo un elenco che dipende da questo. Come dire, da questo applicativo che parla un protocollo comune, cioè questo LSP, Language Server Protocol, è un protocollo con cui io posso decidere, posso colloquiare con delle convenzioni che sono le stesse supportate da Visual Studio Code ed è il motivo per cui posso sviluppare in parte, chiaramente senza i tool RAD, anche all'interno di Visual Studio Code. Quindi questi sono i processi e questa è l'applicazione che sta girando in background. Quindi nel momento in cui io prendo l'applicazione, la faccio muovere, ci clicco, succedono delle cose, quando la vado a chiudere, l'ambiente torna nella sua configurazione iniziale. Ciao a tutti, mi sono completamente dimenticato che oggi era il 20. Ah, quindi eri in lurk, come si dice, ben arrivato, grazie per il follow, grazie per la presenza. Quindi, vabbè, tanto comunque c'è il replay, ci sono tutti, per cui non è un problema, anzi ci mancherebbe, grazie per il tempo, visto che si dice che non si paga nulla, ma in realtà poi chi partecipa alle live paga col tempo, perché impiega del tempo nel stare lì a guardare queste robe, per cui posso usare anche la toolbar, quindi vado in debug, chiudo e l'ambiente torna nella versione iniziale. L'ambiente in realtà sta commutando tra due layout. Uno è, come dire, ci sono diversi layout, il debug layout ha le finestre per poter, come dire, vedere le variabili sul momento, i valori, col stack, tutte le cose tipiche degli sviluppatori. Quello di default è quello normalmente di sviluppo. Quello di startup è quello che vedevamo all'inizio, fondamentalmente vuoto, dove c'è la welcome page e le cose vuote. Io in realtà però posso crearne dei nuovi, cioè quando decido di cambiare, non so, allargo questa finestra, mi metto, l'allargo un po'. Questa decido di visualizzarla qui, decido che voglio tenere, non so, sempre visibili la finestra dei test, qualcosa del genere, mi posso salvare questo layout. C'è un menu qui in alto che non si vede benissimo, però adesso cerco di portarvelo un po' più visibile, tutto più mi levo, con Save Desktop, cioè gli date un nome e vi tenete la configurazione delle finestre, molto comodo. Quindi se faccio ad esempio Save Desktop, qui posso scegliere uno di quelli già esistenti, quindi se scelgo un nome sovrascrivo le impostazioni, oppure metto un nome nuovo e
come dire, me lo tengo come nuovo layout. Quindi avevo fatti diversi, standard, streaming, Twitch, che poi sono poi la stessa cosa. Ecco, la cosa carina è il menu set desktop, ovvero quando li avete salvati potete andare a scegliere di quelle configurazioni quali sono. Quale da usare per la fase di debug, quale da usare all'inizio in startup e quale da usare come default quando lavorate. Ad esempio, io qui ho il custom standard come progetto perché gli ho detto set default desktop. Vedete che mi fa scegliere il desktop di default. Io scelgo questo, vuol dire che quando vado in sviluppo mi predispone le finestre così come io le ho salvate all'interno di quella impostazione. Se invece gli dico che uso custom Twitch e gli do l'ok, lui cosa fa? Passa a una visualizzazione diversa. Se chiudo il progetto, torna nella parte welcome. Se lo riapro, torno nel default. Io ho impostato quello, quindi mi torna in custom Twitch. Quindi per le varie fasi. Ogni configurazione del desktop potete salvarla, l'andate a scegliere, l'andate a impostare per la fase che vi interessa e Delphi ve la ripristina nel momento in cui vi trovate in quella fase, o l'avvio dell'IDE, oppure nell'avvio dell'applicazione, nell'avvio del debug, eccetera, eccetera, oppure mentre sviluppate. Qui ho ancora dei programmi aperti da prima. Su disco, ok, questa è la situazione. Altre cose non ci sono da dire. Se non che abbiamo detto i file sono questi due. Come li vediamo? Andiamoli a vedere nel progetto. Quindi io ho questa main form, faccio un doppio clic, quello che viene aperto è il contenuto del file pass. Qui è un file Pascal dove ho il sorgente. Qui forse ho un layout tipo presentation che fa Twitch. Ce ne vorrebbe uno, diciamo, solo codice, così tolgo le finestre che non ti interessano e mi concentro su quello. Qui in fondo si vede, c'è la parte di design, ma c'è anche la parte di history, che è quella che dicevo prima, ovvero quella coppia di file che salvando, quando voi andate a salvare, vi tiene le versioni precedenti fino a un certo numero che potete configurare. Quindi questo sta nel locale, in quella cartella, se vi dà fastidio potete anche spegnerlo. Però insomma, alle volte magari non ho fatto commit, ho fatto un change, però voglio tornare a due change prima che avevo salvato. Questo può essere chiaramente utile. Se scegliete, come dire, le due versioni, potete fare anche un compare le differenze tra, ad esempio, la versione che sta nel buffer e quella che sta attualmente nel file. Non abbiamo toccato nulla ancora, quindi le differenze non ci sono, ma potete vedere lo storico. Cioè i contenuti del file selezionandolo, oppure le differenze tra la prima e ultima versione, la prima e la precedente, cioè può tornare abbastanza utile questa cosa effettivamente. Nel design c'è la progettazione della finestra, nel code c'è il codice, quindi diciamo che il design è il risultato della nostra progettazione visuale, quindi quello che otteniamo qui andando a cambiare il titolo, possiamo dire ad esempio faccio Ctrl S, vedete salvo, faccio Tab. Poi scrivo pose position, mi posiziono direttamente sulla proprietà e scelgo ad esempio desktop center, la vedo al centro del desktop. Gli posso dare un nome migliore di form 1, sicuramente, main form, sicuramente più bello. Ecco, queste modifiche, alcune hanno un impatto ovviamente sul codice. Prima era tform 1, era un form 1, cioè adesso vado a vedere, è diventata tmain form, cioè il nome del form è un nome con cui io lo identifico, ma è anche di per sé il nome della classe, quindi qui si parla di programmazione oggetti. La vediamo magari in un secondo momento. Ecco, qui ovviamente parte già con un po' di codice scritto. Qui quello che vediamo, che cos'è? È il nome della unit, ok, che si chiama in questo modo. Le unit che sono importate sono delle unit comuni per chi lavora in ambiente Windows che contengono delle classi come i pulsanti, le caselle di testo, le caselle di spunta, checkbox, radio button, le solite cose. E poi c'è la dichiarazione del form. Qui c'è programmazione oggetti, ovvero nella libreria è presente un form che è il form vuoto. Quindi stiamo dicendo che il nostro main form eredita da un form vuoto
e aggiunge eventualmente un po' di cose che poi andremo a vedere. Diciamo che queste due sezioni sono un po' dei placeholder, ci sono già perché magari le possiamo utilizzare, ma potremmo anche rimuoverle interamente e non succede niente perché sono al momento non c'è nulla lì dentro, quindi non abbiamo nulla di visualizzato. Quindi questo è il codice. Se faccio F12 o clicco design, vado nella progettazione di prima. Prova ad aggiungere qualcosa, proviamo ad aggiungere un componente, ad esempio un componente per chiudere l'applicazione. Qui sulla destra c'è il mio testone, però c'è la palette, in Delphi ci sono più di 400 componenti, forse il conto non è neanche aggiornato, perché a forza di dire più di sono arrivati magari anche 500, poi ce ne trovano un sacco in giro in siti come Torri Delphi Pages. Cercate Delphi Components, trovate una marea open source e anche se sono per versioni vecchie di Delphi si possono provare perché molto probabilmente a meno che non siano integrati in una versione di Delphi specifica perché parlano con Delphi in qualche modo normalmente sono compatibili e sono perfettamente utilizzabili. Magari non hanno un'icona bellissima, non hanno, alcuni sono abbandonati, però si possono ancora utilizzare. Ottimo suggerimento, esatto, Getit. Se invece non avete voglia di fare le ricerche, avete un package manager con cui potete andare a scaricare. In questo caso vediamo dei template, perché ho la categoria Industry Templates, quindi sono delle applicazioni già fatte, multi-tenancy, c'è cioè una cosa delle infermiere qui, c'è cioè un'applicazione con Sencha per l'ospedale, ci sono, qui mi sa che va a portarvi a far vedere, ok, c'è tutta la spiegazione di come funziona questo template. Buon sapersi, grazie. Ho cliccato sul link. Però ci sono components, quindi componenti che si installano e si utilizzano direttamente. C'è componenti per la compressione, comunicazione seriale, asincrona, controlli visuali con delle forme tipo quelle del Tris. Se si vogliono fare dei giochi, io queste ce le ho anche già installate. Micro framework, questo non ho presente, by Rizoflora. Scusate, sono curioso di capire se è quello Rizoflora, però non ne vedo. No, dai, questo non è quel Rizoflora che mangiamo in Italia, spero, però non si può mai sapere, quindi dovrei andare sull'account, vedere un overview e capire che roba c'è, ma mi sembra un po' strano. Quindi c'è anche roba open source, c'è un sacco di. Quindi qui faccio install e butto direttamente dentro l'ambiente, me li ritrovo direttamente qui tra i componenti. Ci sono le trial, ci sono dei plugin per lead. Io ad esempio ho installato Bookmarks, che è uno di quelli che utilizzo per lasciare dei bookmark nel codice, ovvero sono nel codice, mi trovo qui, faccio Ctrl Shift 1 o Ctrl Shift 2. Eccetera. Quindi tolgo anche il bookmark, Ctrl Shift 2, qui metto Ctrl Shift 3, mi metto i bookmark. Se faccio Ctrl 2, mi sa che cattura prima, c'è un altro, devo usare altri numeri perché c'è un tool che mi cattura la tastiera che fa per fare lo zoom. Usiamo un altro, via. Tiro via questi, proviamo con il 7 e con il 7. Questo non è attivo, mi cattura sempre il cos'è? Spotlight. No, questo fa la cattura dello schermo. Devo disabilitare un po' di tasti. Ok, il 9 ce l'ho, perfetto. Lo 0 ce l'ho. No, mi sa che ho attivato qualcos'altro. Comunque va bene, basta uno, non è bisogno. Quando lo attivo, faccio Ctrl 9, finisco direttamente nel bookmark. Quindi li posso rimuovere, li posso aggiungere, c'è questa animazioncina carina, adesso il Rizoflora microframework che aiuta a sviluppare l'applicazione di Pascal, tendendo Delphi Ladderless e Free Pascal, toccato da Rizoflora, si basa sulle librerie Sagui, che lo rende veloce e compatto anche. Questa sembra una descrizione da ChatGPT o da Translate, era per capire se Rizoflora sono quelli che fanno il riso, perché, siccome è una marca anche di riso, magari un italiano che ha del senso dello humor. Quindi che componenti possiamo avere? Come trasciniamo i componenti?
clicchiamo la nostra finestra, andiamo qui di fianco, quindi in realtà li possiamo scegliere anche da qui, per cui ad esempio qui vedete che ho tutto quanto quello che by ChatGPT, immaginavo perché riconosco lo stile da lontano, infatti quando lo uso anche per contenuti miei devo correggerlo perché è sempre troppo entusiasta, troppo... Abbiamo il button, abbiamo la checkbox, abbiamo il radio button, quindi le classiche caselle di spunta, caselle, abbiamo una casella di testo, abbiamo una casella di testo multiriga, le etichette, menu principale, menu di pop-up, una box di raggruppamento, un pannello, cioè abbiamo un sacco di componenti, questi sono quelli ovviamente standard appunto, ma ne abbiamo un sacco anche di altri, quindi abbiamo degli splitter, abbiamo un componente per ricevere gli eventi dell'applicazione, tipo quando va in pausa oppure quando c'è un errore a livello globale, abbiamo una casella di testo con già l'etichetta, uno col pulsante, la box dei colori, abbiamo questi category buttons che servono per fare una cosa simile a quella che vedete in questa tool palette, cioè dei gruppi che si aprono e si collassano in questo modo per fare un'interfaccia tipo il vecchio Outlook, ecco, per dirne una. Componenti specifici Win32, quindi controlla schede, pagine, lista di immagini, il controllo per il testo formattato, track bar, progress bar, un controllo con animazione, calendar dei time picker, c'è dentro di tutto, quindi eccetera eccetera. Questa jump list è una cosa che vi cambia la barra qui delle applicazioni, vi fa col tasto destro dare un menu contestuale con delle operazioni che si possono fare, quindi c'è anche la title bar, c'è un pannello per customizzare fondamentalmente la parte superiore della finestra in modo di integrare nella barra del titolo dei pulsanti esattamente poi come avviene qui in Delphi, cioè qui in alto questi controlli sono incorporati nella barra del titolo, lo sappiamo perché a parte il titolo ci sono anche i pulsanti della finestra. Questi componenti ce li avete tutti a disposizione, componenti e controlli, quindi possiamo fare già una macro distinzione, poi c'è roba per le notifiche, il timer, un box dove disegnare, riproduttore multimediale, accesso a Bluetooth Low Energy, Bluetooth, quindi potete comunicare con l'interfaccia Bluetooth ad esempio di Windows e fare il pairing con dei dispositivi mandando e ricevendo comandi, c'è un sacco di roba, c'è anche roba molto vecchia se vogliamo, il DDE era una tecnologia per scambiare dati tra processi che era la vecchia automazione COM, era una sorta di canale per poter pilotare altri programmi. Non viene ormai più utilizzata, però in Windows è ancora disponibile e qui i componenti ce li avete, cioè se avete un programma molto vecchio che portate ad oggi in Windows su questa tecnologia non avete niente, ad esempio di Microsoft che supporti questa roba, così come qui c'è ancora dov'è? Lo trovo, DBGo, che è un nome per ad esempio l'interfaccia e database di Ado. Non è ado.net, ma è, chiamiamolo così, il vecchio Ado, che ad oggi è ancora presente. Alcuni database hanno driver solo OLEDB, che è poi questa tecnologia. È una tecnologia che non è come ODBC, è più veloce, è ottimizzata ed è ancora, come dire, molto permeante, cioè si trova un po' ovunque. Ovviamente Microsoft non la spinge più, però se avete un progetto e dovete accedere ad Access, non volete dei mal di pancia, questa libreria non viene cambiata da tempo, a parte i bug fix da Microsoft, perché è un wrapper per un layer per i driver OLEDB, quindi devono essere installati. Quindi l'exe funziona, ma se usate nell'exe componenti che vi interfacciano con una tecnologia esterna, la tecnologia la dovete installare, quindi dovete includerla o nel vostro setup oppure installare assieme o prima dell'applicazione. Però ecco, questo è il fatto di non buttare a parte le cose che veramente non hanno più senso, cercare di buttare via il meno possibile in modo che, come dire, tutto ciò che viene inserito rimanga e l'ambiente via via viene integrato, poi io li posso disinstallare se non sono costretto a usarli, ovviamente questi componenti ce li ho e ne posso fare tesoro. Abbiamo anche un layer per programmare con Python, possiamo fare l'embedding del Python Engine
all'interno delle nostre applicazioni. Delphi è un linguaggio tipizzato, Python è un linguaggio statico, Python è un linguaggio dinamico. Con questo engine possiamo passare cose Delphi a Python oppure passare da Python cose a Delphi, quindi unire, come dire, la sicurezza, la staticità di quello che è l'eseguibile di Delphi con qualcosa che di fatto ragiona con Python. Quindi qui c'è un gruppo che non avevo ancora visto, FireDuck NoSQL, MongoQuery, MongoPipeline, molto interessante perché mi sembra che prima di questo ci fosse quasi esclusivamente un'interfaccia con le FDQuery, FDTable, che non sono proprio NoSQL, non abbiamo proprio delle tabelle, quindi sarò curioso di andare a vedere come funzionano, quindi magari nella prossima live ci diamo un'occhiata. Componenti per l'accesso a vari server di vario tipo, FTP, accesso mail, HTTP e cose di questo tipo, ce ne sono una valanga. DNS resolver per fare un server eco, per, come dire, interfacciarsi a un server eco, interfacciarsi a un client UDP, TCP/IP, HTTP. Ovviamente c'è la parte clients, ma c'è anche la parte per creare dei server. Quindi sì, Gopher è un po' vecchiotto, però se voglio, se ho un server di quel tipo posso creare sia il server sia il client, perché ho le due componenti. Questa è una libreria che qui c'è Gopher Server, quindi tecnicamente posso fare un server FTP. Attenzione che server FTP vuol dire che è un componente che ti consente di ricevere quei comandi FTP, però poi ti scatena degli eventi, sei tu che poi quando ti arriva il comando, ad esempio put un file, devi prendere i file e salvarli dove vuoi, quindi devi fare l'implementazione vera e propria del server in quanto tale, cioè questi sono componenti che aprono un socket e parlano FTP, ad esempio, come server, gli altri, i componenti client, parlano con un server FTP. Però al di là del protocollo, poi l'implementazione, la ciccia, ce la deve mettere ovviamente lo sviluppatore da questo punto di vista. C'è un'integrazione con Schia, che è la libreria che utilizza attualmente Flutter, prima della nuova che è stata introdotta. C'è una libreria nuova che adesso verrà utilizzata in Flutter per fare la parte grafica, quindi in Chrome, in Flutter, nel Chromebook c'è questo Schia che ha componenti con immagini animate. Qui andatevi a vedere la live che ho linkato prima, che metterò poi come link anche al filmato, perché abbiamo caricato un progetto nella live, abbiamo fatto vedere un po' quali sono le potenzialità di questa libreria che è attualmente anche integrata in Delphi, non va installata necessariamente, è integrata e quindi fondamentalmente la possiamo utilizzare. FireDuck è tutta la parte di accesso ai dati tipica di Delphi. FireDuck Devs, non ho idea di cosa sia, però sarei curioso di vederlo. RAT server, adesso questi sono un po' morti effettivamente, perché cioè in realtà parser è il nome di un backend server, quindi un server che ti fa da gestione utenti, statistiche dell'applicazione. Era un servizio che poi ha chiuso, ma ha rilasciato parse open source, credo. Kinvey penso ci sia ancora. Backend storage e tutti questi altri sono componenti per interfacciarsi a quelle architetture, diciamo, cloud. Ci sono anche componenti per il cloud che fanno questa parte di storage. C'è una parte per il touch, c'è una keyboard, c'è una tastiera fatta e finita che vi compare nello schermo. Poi magari vedremo qualcuno. Controlli Windows 10 e successivi, cioè con il tipico stile, come dire, piatto, quindi abbiamo il toggle switch, lo switch, la casella di ricerca, abbiamo il calendario. Questi hanno lo stile di Windows 10, però sono interamente disegnati, quindi se voi fate un'applicazione per un sistema antecedente a Windows 10, lo stile rimane lo stesso. Ad oggi però non c'è un supporto ufficiale perché sono i sistemi come Windows 7 eccetera sono usciti dal supporto Microsoft e quindi per poter sviluppare per quei sistemi operativi in sicurezza bisogna usare una versione più vecchia di Delphi. Usando questa non è detto che non funzioni, quindi probabilmente funziona lo stesso, però può essere che alcune API non siano accessibili, soprattutto perché Delphi gestisce
IDPI, cioè le interfacce, le applicazioni che vanno su schermi ad alta risoluzione, ovvero con i caratteri grandi e quindi non sgranano, ma devono scrivere dei font giganti, perché c'è chi ha dei display 8K dove se metti i caratteri normali praticamente non vedi nulla, perché sono talmente piccoli che non ce li fai a vedere. Anche qui ci sono stack panel, car panel, il famoso title bar panel, la famosa forms tab bar, per mettere come tab le finestre che vengono aperte all'interno della finestra principale. Quindi se io faccio un'applicazione MDI e ci butto dentro questo componente, quando le apro non vengono col vecchio approccio, ma diventano dei tab dell'applicazione. Quindi un'applicazione con un layout molto molto vecchio, anni 90, diventa un'applicazione anni 2024. Quindi, e questa è una delle cose che in Delphi più, diciamo, piacciono da questo punto di vista. Buttiamoci dentro un componente. Quindi io normalmente non vado a scegliere, almeno che non mi ricordi il nome, mi prendo la casella che c'è qui. Qui c'è una casella, ok, inizio a scrivere qui dentro, tipo BUT, e vedete che mi filtra tutti i nomi dei componenti che contengono, iniziano o finiscono per, in questo caso, BUT, BUT, ovvero poi i pulsanti fondamentalmente. Quindi radio button, o lo prendo, lo trascino, o ci faccio un doppio click, facciamo un drag and drop e lo inseriamo all'interno della nostra finestra. Abbiamo un pulsante, lo possiamo anche qui progettare. E qui iniziamo a vedere la struttura che prende corpo, ovvero iniziamo a vedere che all'interno del form c'è il pulsante, qui c'è il nostro pulsante, quindi selezionandolo dall'interfaccia visuale oppure da questa 3View, oppure qui c'è un elenco, quindi possiamo sceglierlo anche da un elenco col tipo. Vedete che c'è il main form, il button, lo selezioniamo, qui possiamo andare a cambiare le proprietà esattamente come abbiamo fatto con il form, tipo button, gli scriviamo exit button, gli diamo un nome. C'è chi usa bt come prefisso minuscolo, ci sono vari standard di codifica, io li chiamo così perché mi piace di più. Quindi questo è il nostro exit button, ci andiamo a vedere il codice dietro le quinte, si è arricchito del nostro pulsante che abbiamo inserito, cioè questo l'ha scritto automaticamente Delphi, importando, cioè dichiarando, usando qui il name che abbiamo attribuito al componente. A cosa ci serve? Nel codice, quando dovremo manipolare questo pulsante, noi lo faremo attraverso questo nome identificativo. Il T-button è il tipo, quindi noi potremmo farci un control click sopra e andiamo a vedere, andiamo a navigare il codice sorgente della VCL. Quindi gran parte della libreria che è incorporata in Delphi lo trovate dentro in dotazione, che è utile anche per, se qualcosa non funziona, capire cosa abbiamo sbagliato. Adesso a prima vista ovviamente è qualcosa che può essere un po' fuorviante, però ecco, questo è una dimostrazione di quello che dicevo, ovvero lavoriamo ad alto livello, ma se diamo un'occhiata qui vediamo che c'è una procedura e qui c'è scritto message erase background. È un metodo che viene invocato quando Windows manda tramite le proprie API un messaggio di cancella lo sfondo a questo componente. Qui dentro c'è il codice che serve per va a vedere se gli stili sono abilitati e in alcuni casi utilizza l'implementazione di default, oppure chiama l'implementazione ereditata dalla classe base, perché noi abbiamo il button, abbiamo button control che è un controllo Windows che a sua volta è un controllo, ok, che a sua volta è anche un componente che è un, a sua volta, un t-persistent, ovvero un oggetto che posso persistere, dopo vediamo dove viene persistito, e persistent alla fine è t-object che è il padre di tutti gli oggetti. Quindi è come l'object di Java, come l'object di .NET, anche qui abbiamo questo tipo di impostazione. Quindi partiamo dall'oggetto in memoria, aggiungiamo con persistent la scrittura, salvataggio su disco, la possibilità di fare uno streaming, cioè salvare, leggere e salvare le proprietà, e poi da lì c'è il componente che è un quadratino con delle funzionalità e controlli che hanno un aspetto anche sul form. Protected è un livello di visibilità, lo vedremo con la programmazione oggetti, ovvero questo oggetto viene ereditato
ad esempio da Component, Component Write da Persistent. Ciò che è privato rimane visibile solo all'interno della classe Persistent, public è visibile a chiunque, quindi se io creo un oggetto di questo tipo, questa procedura non la posso richiamare, questa la posso richiamare, questa non la posso richiamare sull'oggetto, ma i discendenti di questa classe possono vedere questa procedura, ad esempio per scavalcarla, per mettere una nuova, come dire, una nuova implementazione. Cioè qui io ho ad esempio un define properties, è un metodo che consente di dire quali sono come dire, le proprietà che posso andare a scrivere dentro il file. Qui dentro non c'è nulla, però questa funzione viene chiamata in alcuni momenti, quando è necessario leggere e scrivere da disco. Vediamo anche, c'è anche un po' di assembler, x86, c'è anche x64, cioè qui dentro c'è un po' di tutto, anche da questo, questa è la questione di performance. In alcuni casi vediamo che nel componente alcuni metodi protected ne viene fatto il cosiddetto override. Cerco in protected, eccoli qua, quel define properties. Quindi se un oggetto, una variabile tipo tpercentage, ci metto un oggetto che in realtà è un component, chiamo questo metodo, non viene chiamata l'implementazione base, ma viene chiamata questo metodo perché io ho scavalcato l'implementazione di base, però da fuori non riesco a scrivere oggetto.defineProperties, lo rendo visibile ai discendenti ma non a qualcuno che usa il mio codice come consumer. Poi lato programmazione oggetti vedremo un po' tutto. Quindi è un dettaglio implementativo, non è public, ma non è neanche private, non è così una scatola nera, ma viene lasciato visibile in modo che chi estende la gerarchia possa ridefinirlo e, come dire, aggiungere qualcosa o prima o dopo o al posto di. Ecco, questo è un po' quindi qui c'è tutto il codice, qui ha creato la dichiarazione del pulsante. Il pulsante noi però lo vediamo in una posizione ben specifica, con dimensioni ben specifiche, con un testo ben specifico, lo possiamo anche poi spostare, quindi abbiamo tutti gli editor che ci consentono di fare ad esempio la configurazione del pulsante. Vogliamo ad esempio che il testo vada a capo, abbiamo wrap. Default vuol dire che il tasto predefinito, ovvero quello che viene bordato di blu, in modo che se premo invio, quello è il tasto che viene cliccato perché funge da conferma. Cancel, stessa cosa ma col tasto ESC, quindi è il classico tipo quando abbiamo quelle finestre di dialogo, quando creiamo quelle finestre è la classica finestra dove noi andiamo a scegliere ok nulla, quindi o clicchiamo sui pulsanti oppure facciamo invio oppure ESC ed è la stessa cosa. Quindi qui li possiamo aggiungere questa parte, qui vediamo la configurazione del pulsante, qui ci sono in modal result, vuol dire che sono valori che la finestra che viene aperta in modale, cioè quelle finestre che sono dialog, ovvero che vengono aperte senza che sia possibile andare sotto, guarda la base, giusto, ce li ho proprio qui, esatto, questo è un componente default e questo è il cancel, perché se premo invio schiaccio questo, se premo ESC schiaccio questo, quindi con questi attiviamo quello. Entrambi questi pulsanti hanno probabilmente una configurazione con uno di questi valori che restituiscono chiudono la finestra e danno un responso alla finestra che ha creato questa. Cioè io qui non posso cliccare sotto, si sente l'effetto, finché non la vado a chiudere, quindi questa è quella che chiamiamo finestra modale. Qui decido che quando premo un pulsante ed è a questo ok, il response è ok, un altro tasto è nulla. Poi generalmente abbiamo degli shortcut, quindi se voglio fare l'ok schiaccio su ok e vedete che lui ha impostato automaticamente testo, tasto di default, valore restituito. Io a quel punto schiaccio ok, lo configuro, voglio schiacciare cancel, faccio ok, me lo trovo già configurato. Poi ho roba per quick edit, posso scegliere qui il nome, exit button, caption, ci scrivo ad esempio esci, oppure ci metto la e commerciale che sottolinea il tasto, anticipa la lettera che premuta con alt scatena la funzione.
posso attaccare il pulsante ancorarlo in alto, in basso, in tutti gli angoli. Posso, questa roba la posso impostare anche da qui, vedete che c'è align, posso metterlo al bottom. Diciamo che farlo da qui è un po' più carino, ho i margini, quindi allinea quei margini, lo lascio sul bottom, dico che il valore che scrivo vale per tutti i margini, non solo per quello superiore, ci metto 8. Quando lo salvo, vedete che lui sta qui sotto e tiene il margine. Io qui ridimensiono la finestra e lui ovviamente sta lì attaccato. Che altro? Quindi questa roba è una quick button configuration, è una cosa veloce, però posso anche caricare delle immagini, posso quindi cambiare il nome, il testo, posso fare tutte queste cose. Vedete che la E è sottolineata, quindi quando schiaccio alto più E, eseguo, faccio il click su quel pulsante. Queste caratteristiche, cioè il testo, posizione, allineamento, dove ce le troviamo? Ce le troviamo nel file DFM che avevamo scritto. Come lo visualizziamo? Vabbè, o lo apriamo un editor di testo esterno, oppure andiamo sulla finestra e facciamo un view as text e vediamo il contenuto del file DFM. Quindi qui c'è scritto ad esempio che la nostra main form, left e top sono impostate a zero perché la posizione va direttamente nel desktop center, quindi non si tiene in mente la posizione in quanto gli ho forzato di allinearsi direttamente al centro. C'è il nome del font, la dimensione, il colore di sfondo, poi qui abbiamo il nostro exit button, quindi allinea coi margini, le dimensioni dei margini che ho impostato, il fatto che vada allineato nella parte sotto, che sia il tasto di annullamento, quindi se schiaccio ESC lo eseguo, la caption, il modo result, tutto quanto è scritto nel DFM. Questo DFM viene unito al file pass, che è il sorgente, viene compilato nell'exe, cioè quando io vado qui, torno a visualizzare il form, quindi torno qui, infatti se notate qui c'è questa istruzione, ok, che serve a dire al compilatore includi come risorsa il file che ha stesso nome del file che stiamo guardando, ovvero il file pass. Questo non vuol dire tutti, vuol dire file con lo stesso nome, e punto DFM è l'estensione del file da includere, perché quando il programma partirà e questa finestra verrà caricata, andrà a leggersi quel file. Quindi andrà a leggersi praticamente questo script un po' come il pianista che si legge lo spartito, e quindi si imposterà automaticamente tutte le proprietà così come è scritto qui, tanto per la form tanto come il button. Tra l'altro questo vediamo che è dentro il form, perché il form è il suo owner, che è un concetto che vedremo prossimamente, cioè è l'oggetto responsabile per della sua vita in un certo senso, cioè quando distruggiamo questo andiamo a distruggere anche il pulsante. Quindi il tab order non è un mal di pancia, perché in realtà ci sono degli strumenti in altri, diciamo, tool. La cosa che esiste è li clicco tutti in ordine, oppure vado qui a scegliere l'ordine di tabulazione e divento di gomma. Secondo me Delphi è quello che ha l'approccio più furbino. Tra l'altro notiamo una cosa: io un componente posso copiarlo, ok, faccio CTRL C, si vede il tasto, se faccio CTRL V ovviamente faccio copia e incolla, questo normalmente. Come funziona il copia e incolla? In realtà cos'è che sta copiando? Se io apro un editor di testo qualunque, tipo il Notepad, ok, e vado a fare un incolla qui, vedete che quello che viene copiato negli appunti in realtà è il pezzettino di DFM di quel componente. Questo, cioè, vuol dire che quando incollo, se incollo un pezzo di DFM, sto incollando una definizione di componenti che poi viene replicata nella finestra. Quindi se voglio fare 10 pulsanti, io cosa faccio? Ne copio uno, vado qui, lo incollo n volte, mi prendo tutta sta roba, la copio di nuovo, quindi adesso è tutto vuoto, ma quello che ho negli appunti è questa roba qui. Se vado nella finestra e faccio incolla, hanno tutti lo stesso nome ma lui se ne frega, va a mettere giù tutta questa caterva di pulsanti, cioè lo scrive sì, il tab order è una cosa che pochi curano,
Però qui c'è una finestrella tab order dove tu qui vai a scegliere, te la puoi anche un po' allargare, scegli se spostare componenti più in alto o più in basso nell'ordine di tabulazione, oppure te li sposti anche direttamente, cambi l'ordine. Chiaro che qui hanno un nome tutti, però non essi ordinare, metto l'1 qui, il 2 qui, il 3 qui, facevo prima spostare l'11 in fondo, là sono ordinate, parte in primo, sono ordinati, faccio ok. E lui salva tutte queste cose. Vado a fare View as Text e mi trovo ovviamente tutti questi pulsanti. Non li ho customizzati, non ci sono tutte le proprietà perché il concetto di streaming è previsto un default. Ad esempio, come dire, il fatto di non essere un pulsante default è false, cancel è false. Alcune proprietà le riconoscete perché nell'Object Inspector non sono in grassetto, quindi quando selezionate un pulsante tipo questo, vedete che alcune sono in grassetto perché io le ho modificate, altre invece sono non in grassetto perché sono il default. La roba che è default non viene scritta nel file perché non viene riletta in questo modo, quindi per quelle proprietà che non scrivo non avrò un valore da leggere, ma siccome il default è quello che avrei scritto, parto da un valore di default e quindi cioè un'ottimizzazione per creare quel file più piccolo. Quindi questo normalmente false è in grassetto perché io l'ho messo true, ma se lo spengo vedete che torna a essere normale, non è in grassetto. Se lo metto a true diventa grassetto perché a quel punto viene scritto nel file. Perché se è uno diverso dal default, se non lo streama. Questo è un meccanismo molto comodo perché se voi aggiornate il componente, aggiungete una proprietà che prima mancava, quando ricaricate il vostro progetto e avete il componente nuovo, il componente è una proprietà in più, la vedete visualizzata, però non va in errore di caricamento perché semplicemente quello che non trova non carica. E quindi fondamentalmente gli darà il valore di default che lo decidete voi nel codice. Questo è, come dire, inerente allo sviluppo di componenti che è un tema, diciamo, a parte. Però se invece avete tolto una proprietà, nel momento in cui fa lo streaming di una proprietà che non c'è più, vi dà un warning. Cioè vi dice, sto caricando la proprietà Pippo, non c'è più nel componente, magari una versione vecchia o nuova, cioè avete messo una proprietà, l'avete tolta, è chiaro che sempre togliere con cautela le cose che sono già in uso, vi dà un warning, potete scegliere se lasciare il default, se interrompere il caricamento, se annullare tutto, cioè vi dà il classico annulla, riprova, tralascia, cioè vi consente di capire cosa fare, ecco, da quel punto di vista. Perché ha un valore che non sa dove mettere e noi ovviamente ce ne dobbiamo accorgere perché magari è una cosa importante. Quindi molto spesso nella documentazione dei vari prodotti trovate anche l'indicazione di qual è la proprietà con un nuovo nome, a volte le trovate entrambe, a volte ne trovate alcune il cui default dipende dal valore di altre proprietà. Ad esempio qui se vado a vedere il font io non lo vedo in grassetto perché non l'ho modificato. In quanto c'è la proprietà parent font true, che vuol dire che il suo carattere è quello del contenitore. Quindi il font, se clicco lo customizzo, al momento ha un valore, però non viene streamato, non viene messo nel DFM, in quanto tanto non servirebbe perché qui c'è un flag che forza il fatto di utilizzare automaticamente il font del parent. Quindi se io vado nella finestra, se qui ad esempio vado nel font e lo cambio, ok, e lo metto in grassetto, la proprietà diventa grassetto perché è cambiata dal default. Sotto parent font diventa ovviamente false ed è in grassetto perché è diversa dal default. E a questo punto qui il font lo scelto io e quindi nel momento in cui parent font lo rimetto a true, nel set della proprietà chiaramente c'è il ripristino del valore di default di font, che essendo il default a quel punto torna a non essere più in grassetto perché non viene più salvato. Se vado nella finestra e il font è già diverso da questo, viene streamato per default, e vado a cambiare questo, lo metto in grassetto, il font diventerà in grassetto per tutti. Quindi a questo punto non è più quello originale. Se vado sul pulsante mi aspetto che sia in grassetto, invece non lo trovo in grassetto perché nella finestra l'ho cambiato, nel pulsante gli ho detto di usare il parent font, quindi anche se il font adesso è bold, ok,
Questo non viene streamato in quanto, anche se è diverso dal default iniziale che non è grassetto, il parent font true vuol dire che noi il font lo prendiamo dal parent, cioè dal contenitore del componente, e quindi anche se è diverso dal default non va streamato, perché prendiamo sempre quello, cioè c'è un'attenzione nel ridurre il più possibile le informazioni che finiscono dentro quel file. Se ci finiscono non è un problema, però cioè, se è superfluo non ce le scriviamo e facciamo molto prima, perché all'avvio quel file viene caricato e serve per impostare il form. Caricando i vari componenti, ovviamente quello che otteniamo dietro le quinte è che a queste variabili, che sono campi della mia classe, quindi questa classe form è la finestra vuota, io qui sto creando un nuovo tipo che rappresenta una finestra vuota più questi pulsanti configurati in un certo modo, con la finestra configurata in un certo modo, come non tramite codice ma tramite un meccanismo automatico di caricamento di quel file di risorse DFM che viene incorporato nell'eseguibile grazie a questa direttiva, e dice come va impostata la finestra. Ma ciò che faccio con quel file lo posso fare ovviamente anche tramite codice, ovvero nulla mi vieta in questo pulsante di dire vado a gestire un evento, poi vedremo l'evento in realtà come sono, però vedete quel doppio clic nell'on click mi ha creato un metodo, in questo caso chiamiamola procedura, poi stabiliremo cos'è il metodo, col quale posso andare a rispondere a quel click. Ad esempio potrei dire che il mio exit button, ok, quindi qui c'è Delphi che dialoga con il server LSP che gli dà le informazioni sul sorgente per sapere cosa visualizzare, exit button punto, ci scrivo caption, due punti uguale, l'assegnazione, ouch, non so, questa roba qui, so, passatemi l'esempio, quindi lancio l'applicazione, velocissimo, parte subito, il desktop l'ha messo, l'ha centrato nel desktop, quindi lo mette a metà tra due schermi, perché attualmente sto usando due schermi, forse è meglio dirgli di posizionarla allo screen center, ok, così mi compare in mezzo allo schermo, bam, quindi clicco il tasto esci e lui qui ci scrive ouch, ho cambiato la proprietà, viene mandato un messaggio a Windows per dirgli di ridisegnare perché c'è un'icona diversa, quindi le proprietà alcune sono esposte in modo da poterle personalizzare anche da questo editor, non tutte, altre sono accessibili solo da codice, altre se sono private non sono accessibili, se sono protected, se crea un discendente di questo pulsante le posso vedere, le posso utilizzare per la mia implementazione, tant'è che ogni classe come questo pulsante è ereditabile, cioè se voglio fare un pulsante custom e mi trovo a scrivere tanti tasti che hanno questo comportamento, invece di replicare il codice continuamente posso prendere la classe tbutton, creare un discendente, cioè creare una classe che deriva da quella, personalizzarmi il click e dirgli che a quel punto deve fare un'altra cosa. Posso creare i controlli a runtime, potremmo farla tmybutton, è una classe, questo è fuori di dubbio, che deriva da tbutton, ok, quindi qui c'è già il codice, con control spazio vedo i metodi pubblici protected di cui posso fare l'override, cioè alcuni sono anche richiamabili dal codice, altri invece sono eseguono fondamentalmente degli eventi, tipo questa procedura click, questo bug quando lo sistemeranno non so, sarà sempre il giorno buono, un giorno buono, perché non capisco come mai ha questo difetto di disallineare, ce l'ha con la nuova implementazione di LSP. Qui ho un metodo, lo sto scavalcando, il click di base normalmente esegue questo evento, quindi io lo sto scavalcando e invece di fare quell'implementazione io vado a fare CTRL SHIFT C oppure vado a fare completa la classe del cursore, perché qui ho solo una dichiarazione, se gli dico completa la classe lui guarda, vede che c'è questa dichiarazione, vede che manca l'implementazione, l'aggiunge e mi porta direttamente lì, CTRL SHIFT su CTRL SHIFT giù mi fa
Vedete i tasti che compaiono a sinistra, mi fa passare dall'implementazione al, in realtà poi posso premere anche sempre quello, cioè commuta dall'uno all'altro velocemente. Quindi questa dichiarazione è molto comoda per navigarsi sorgente. Io non uso qui la struttura, uso a volte qui il filtro perché questo è comodo, giustamente. Se qui inizio a scrivere click, ci sta, questo può essere, però molto spesso uso il sorgente, quindi. Qui non chiamo il metodo ereditato, semplicemente qui scrivo, facciamo una cosa del tipo self, cioè me stesso, il pulsante caption, due punti uguale, clicked o qualcosa del genere. Ecco, qui l'abbiamo scritto in codice, se vogliamo aggiungerlo alla finestra, abbiamo ad esempio la finestra, un evento di creazione, quando la finestra viene creata. Ok, e qui possiamo andare a dirgli possiamo creare una variabile lbutton di tipo tmyButton, come si chiama? Ok, nella create ci chiede chi è l'owner, quindi self è sempre il form, questo è il metodo del form, quindi quel self corrisponde, stiamo dicendo, stiamo creando il pulsante affidandoci alla finestra per la sua istruzione, cioè quando la finestra viene chiusa viene rilasciata la memoria per la finestra e anche per il componente. Una volta che l'ho definito, se lo voglio rendere visibile devo configurarlo un po', gli dirò che left 10 lbutton.top può essere 10, gli devo dare il parent, cioè quel componente che si occupa della sua visualizzazione, perché ho dei componenti che si possono innestare. Python di buono ti costringe all'indentazione, sì, è vero, quello di buono è il parent è sempre la finestra al momento. Quindi gli ho detto, mettiamoli così che hanno più logica, gli dico, lo creo, gli dico dove visualizzarsi, gli do le coordinate e basta, perché poi il comportamento mi aspetto che sia gestito. Quindi le classi, oltre ad essere utilizzabili, sono anche un'ottima foundation, un'ottima fondamenta per costruire qualcosa di custom. Questa logica la eseguo spesso, qui ho cambiato il testo. A questo punto io lancio il programma, compilazione istantanea. Non gli ho dato una caption, quindi la vedo vuota, però se lo clicco, eccolo là, vedete che c'ha l'impostazione. La dimensione, sì, vabbè, la dimensione prende il default, quindi vedete che non è comparso 00, ma ha un suo default. Quindi se non la cambio non viene streamata, se la cambio viene. E in questo modo posso interagire con la mia form. Qui se voglio uscire dall'applicazione, self close, oppure self può anche essere inteso implicito, questo close scritto così vuol dire che alla pressione del pulsante viene chiamato un metodo che è associato alla finestra, che è agganciato al click. Il metodo fa close della finestra, cioè chiude la finestra principale e a questo punto si chiude anche l'applicazione. Quindi se io vado in debug, giusto per vedere che l'IDE cambia, ok, qui la finestra è partita, qui quando clicco fa close, chiude la finestra, ma questo termina l'applicazione e ci ritroviamo di nuovo qui. Quindi facciamo run senza debugging, run con debug. È molto più veloce, vedete, se non cambio il file lui prende direttamente DCU, cioè non va a rigenerarlo, quindi quando ne ho tanti, se vado a cambiare un file, lui ha i semi-compilati, prende tutti quei file, rigenera quello del file cambiato, del Pascal cambiato e vi velocizza ovviamente l'esecuzione, la creazione dell'eseguibile, perché qui c'è un eseguibile che è stato lanciato, che attualmente è in esecuzione. E chiudo e lui si interrompe. Poi ovviamente posso gestire, chiudi tutte le tab, tutte le altre pagine, chiudi anche questa, tutte le varie finestre in cui apro il codice. Abbiamo tante finestre in realtà che ancora non abbiamo visto, però qui nella Structure View vediamo tutti i componenti che abbiamo inserito. Quando passiamo al codice, normalmente questo adesso è cambiato un po' di recente perché è strutturata in modo diverso in quanto è stata formattata, cioè vedete che quello che vedete prima era tutto bianco, adesso i tipi, poi ovviamente approfondiremo di cosa si tratta, sono tutti in blu, i metodi in bianco, in grassetto, questi hanno un'icona diversa,
qui ci sono le users raggruppate, quindi abbiamo le classi, abbiamo tutta la parte di implementazione. È un po' più scomoda per i delfisti perché mi sembra più orientata a un C++ in questo caso, però ci sta, si utilizza e è poco male. Direi che per stasera ne abbiamo viste abbastanza, cioè, abbiamo visto ovviamente poco, solo la superficie, ecco, quindi abbiamo visto giusto come funziona, però ci sono ancora molte cose da vedere. Torno un attimino nella lobby perché sono un lobbista e a parte le battute veramente terribili, l'idea è quello, adesso vedrò se poi farò anche altre live su altri argomenti perché mi piacerebbe sperimentare come sempre, però cercherò un po' di portare avanti questa cosa a puntate. Adesso i gatti hanno imparato a fare begin, meow, end, esatto. Sì, non siamo ancora entrati nel merito di come è fatta una Unity, di tante cose, però come dire, ci stiamo lavorando, ci lavoreremo e quindi vedremo insomma le cose un pochino più nel dettaglio. Detto questo, la prossima live probabilmente sarà sempre il prossimo martedì, se non qualcosa prima, ma nel caso ho sempre i canali. Mi metto qua in chat, c'è il canale Telegram per gli aggiornamenti, dove non c'è la chat, non è un canale di, come dire, sono forse solo i like, si possono, dato non posso neanche vedere chi li lascia, a meno che non pago e quindi non mi fa vedere nulla. Qui perché mi ha caricato sta roba? Perché sto vedendo me stesso? No, ok. Stavo guardando se c'è qualcuno che... è in programmazione, ma mi pare di no. Oddio, game rate, ci sono un po' di cose. Quindi direi che ci aggiorniamo martedì prossimo con un avanzamento di questi temi. Poi adesso vedrò, chiaramente andremo un po' più spediti man mano che vediamo le varie cose. Poi la puntata la rimarrò qui per un po' di tempo e poi dopo andrò a, come dire, a caricare anche su YouTube, quindi con qualche link, così se qualcuno si è perso qualcosa lo può di per sé ritrovare. Stavo guardando che per fare un ride avremmo il mitico progetto Crema, che guardiamo se c'è qualcuno che sviluppa, ma mi sa che lo sfigo sono sempre io qui. Mi sento solo, come diceva qualcuno, in realtà ci sono anche tanti altri, quindi scrivo codice, bestemmio, imparo Go. Ottimo, c'è abbiamo un utente, adesso vado a vedere, mi sembra di non averlo mai, in realtà sta giocando, quindi imparo Go ma sta giocando cos'è, Diablo o qualcosa del genere, per cui sviluppo software e giochi, ma in realtà non sta, sembrava troppo bello qualcuno che scrivesse codice, quindi andiamo a trovare uno che invece su un'Amiga ci tryharda, come per usare il termine dei gamer. Quindi rimanete per il raid, grazie di nuovo a tutti, ci rivediamo alla prossima live, grazie mille. E alla prossima settimana, se non come diceva Luttazio, ci vediamo dopo la pubblicità se non durante, cosa che è abbastanza difficile, quindi io e il mio gatto ti ringraziamo per la live, buonanotte a tutti, ok. Il mio gatto sta ancora dormendo, si presenterà tra un po' appena sente il langurino, ma al momento non lo vedo, quindi bello, sta giocando a Snoopy, quindi facciamo un raidino, rimanete e direi buonanotte e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.